La giovinezza di Mussolini e la sua milizia socialista erano state segnate da un atteggiamento anticlericale, anticattolico, anticristiano ed ateo. In un articolo su L'avvenire del lavoratore di Trento del 22 luglio 1909 aveva definito la Chiesa di Roma un grande cadavere conservato dalla mancanza d'aria. Il suo atteggiamento non era mutato dopo la scelta interventista. Polemizzando contro ogni forma di pacifismo cristiano, aveva inveito contro il povero rabbi di Nazareth. All'indomani della vittoria, nel Popolo d'Italia del 18 novembre 1919 scriveva: «Non c'è che una sola revisione possibile della legge delle guarentigie ed è la sua abolizione seguita da un fermo invito a Sua Santità di sloggiare da Roma». Ma con realismo politico Mussolini avvertì, dopo l'ascesa al potere, che la Chiesa rappresentava un fattore decisivo di consenso e invertì bruscamente la rotta. Dichiarò a Losanna il 21 novembre del 22 a un gruppo di giornalisti: «Il mio spirito è profondamente religioso». E il giorno dopo a un giornalista francese: «Nel dominio della vita religiosa tengo ad assicurarvi che noi abbiamo tutto il rispetto per il Vaticano». Il nuovo governo compì subito gesti graditi alla Chiesa: ripristino del crocifisso nei locali pubblici, riconoscimento dell'Università Cattolica di Milano, esame di Stato nelle scuole secondarie, stanziamenti per il restauro di chiese danneggiate dalla guerra. Nel gennaio 1923 Mussolini incontrò il cardinal Gasparri, segretario di Stato di Pio XI, in casa del senatore Carlo Santucci. I due entrarono da ingressi distinti del Palazzo Altieri perché l'incontro restasse segreto. Nel colloquio fu espressa la reciproca volontà di trovare una definitiva soluzione della questione romana. In molti ambienti cattolici e in Vaticano, il nuovo governo autoritario fu visto come un valido interlocutore per la soluzione della questione romana e come un possibile strumento di restaurazione cattolica. In questa situazione il Partito Popolare, a pochi anni dalla sua nascita, apparve in alcuni ambienti cattolici uno strumento superato ed anzi un ostacolo sulla via dell'intesa della Chiesa con il fascismo. Sturzo, nella sua relazione del 12 aprile 1923 al congresso di Torino del suo partito, si oppose vivacemente a questi orientamenti. La sua relazione fu definita da Il Popolo d'Italia il discorso di un nemico. Nel corso della discussione sulla nuova legge elettorale, la legge Acerbo, la pressione contro Sturzo, anche da parte di esponenti cattolici, si accentuò. Il 25 giugno 1923 il giornale cattolico Il Corriere d'Italia pubblicò un articolo di Monsignor Enrico Pucci nel quale si invitava Sturzo a non creare imbarazzi alla Santa Sede, data la sua doppia veste di sacerdote e di segretario del Partito Popolare. Pochi giorni dopo comparve un manifesto nelle vie di Roma, firmato da autorevoli esponenti del movimento cattolico di esplicito appoggio al fascismo. Il 10 luglio Sturzo si dimise da segretario del partito. Il 1 agosto il Gran Consiglio del Fascismo approvò un proclama nel quale Sturzo e il suo partito erano definiti nemici del governo. Il 24 agosto fu assassinato Don Minzoni. Il 30 il Popolo d'Italia scriveva: «I fascisti di tutta Italia, dopo le recenti istruzioni del Duce, sono avvertiti che il nemico di oggi non è più il sovversivismo rosso, ma il popolarismo sturziano». Il Partito Popolare si era diviso nel voto sulla legge Acerbo.
Alcuni deputati popolari, fra i quali nomi significativi per i loro legami con gli ambienti cattolici, come Egilberto Martire, Paolo Mattei Gentili, Stefano Cavazzoni, anziché astenersi secondo la decisione del gruppo, avevano votato a favore. Uscirono poi dal partito seguiti da altri nomi illustri fra i senatori popolari, quali Grosoli, Crispolti. Sturzo denunciò vivacemente l'equivoco clerico-fascista. La sostanza delle teorie che il fascismo ha mutuato dal nazionalismo è fondamentalmente pagana e in antitesi con il cattolicesimo. Si tratta di statolatria e di deificazione della nazione. Ma la Santa Sede aveva scelto. Quando De Gasperi, all'indomani del delitto Matteotti, prospettò la possibilità di un'intesa fra i popolari e i socialisti per offrire al sovrano un'alternativa al governo di Mussolini, il Papa stesso, in un discorso agli universitari cattolici nel settembre del 1924, respinse tale eventualità. Le trattative per quella che sarà definita la conciliazione ebbero inizio nel 26, quando il fascismo appariva ormai con il volto di un regime totalitario. Il 16 gennaio 1926 si era verificato alla Camera l'episodio del pestaggio dei deputati popolari. In occasione della commemorazione della Regina Margherita, essi avevano tentato di rientrare nell'aula e porre così fine alla secessione aventiniana. La reazione della maggioranza fascista fu violenta. I deputati popolari furono aggrediti e gettati fuori dall'aula. Alla liquidazione dei partiti antifascisti aveva fatto seguito quella dei sindacati, fra i quali il sindacato cattolico. In questo nuovo quadro la Santa Sede ritenne di dover condizionare la soluzione della questione romana alla stipula di un concordato che garantisse, di fronte allo Stato totalitario, la presenza della Chiesa nella società italiana. Le trattative ebbero alterne vicende. I provvedimenti del gennaio 1927, che definivano i caratteri dell'Opera Nazionale Balilla e minacciavano l'esistenza stessa delle associazioni giovanili cattoliche, crearono notevoli intralci. Ulteriori difficoltà vennero dai decreti che fra il marzo e l'aprile del 1928 imposero lo scioglimento degli esploratori cattolici. Alla fine l'accordo, faticosamente raggiunto, fu firmato l'11 febbraio 1929 in Laterano con grande solennità. L'11 febbraio del 1929 che funzionava la pace tra la Chiesa e lo Stato. Che pesava da 60 anni sulla coscienza della nazione. Il fascismo l'ha risolto. A Roma si riaprirono i portoni dei palazzi dell'aristocrazia nera che erano rimasti chiusi in segno di lutto dopo il 20 settembre 1870 per la fine del potere temporale dei papi. Molti i discorsi e i festeggiamenti. I patti comprendono tre documenti: il trattato, la convenzione finanziaria, il concordato. Il trattato risolve la questione romana e dà vita allo Stato della Città del Vaticano. La convenzione finanziaria liquida in favore della Santa Sede le annualità previste dalla legge delle guarentigie, mai riscosse dalla Chiesa in segno di protesta. Il fatto nuovo è il concordato. Esso garantisce alla Chiesa una posizione particolare in Italia. Matrimonio religioso con effetti civili e competenza riservata ai tribunali ecclesiastici in materia di nullità. Insegnamento della religione nelle scuole sotto il controllo della Chiesa. La conciliazione fu presentata da Mussolini come il compimento dell'opera di Cavour. La sua speranza si è realizzata. Il suo voto si è compiuto, dirà Mussolini alla Camera.
Giovanni Gentile, filosofo del regime, sottolineò il significato politico dell'accordo e la rinuncia della Chiesa al potere temporale. La stampa cattolica invece esaltò il concordato come premessa di restaurazione religiosa nel paese. La civiltà cattolica indicò nell'evento l'ora di Dio. Cauti e perplessi i commenti in alcuni circoli intellettuali cattolici. Giovanni Battista Montini, assistente centrale della FUCI, scriveva: l'annuncio ha recato certo grande piacere per la fine di un'annosa e dolorosa questione, ma ha insieme recato qualche turbamento. Netto e duro, il giudizio di Don Primo Mazzolari in una lettera ad un amico. Dai poteri assoluti e reazionari, la Chiesa non ha mai guadagnato che umiliazioni e restrizioni di libertà, e con responsabilità tremende davanti ai popoli stanchi e avviliti. Per la ratifica dei patti fu eletta il 24 marzo 1929 una nuova Camera. Si votò un listone unico predisposto dal regime, a favore o contro. Neppure la segretezza del voto fu garantita. Prima del voto Starace dichiarò che comunque il fascismo sarebbe rimasto al potere. Il mondo cattolico si mobilitò in favore del regime. Il massiccio consenso cattolico preoccupò Mussolini, il quale vide il pericolo di restarne prigioniero. Alla Camera nessuna voce di opposizione. Il Parlamento era politicamente ormai vuoto. Mussolini accentuò i toni polemici. Nello Stato, disse il 13 maggio, la Chiesa non è sovrana e nemmeno libera. E ancora, lo Stato fascista rivendica in pieno il suo carattere di eticità. È cattolico, ma è fascista, anzi è soprattutto, esclusivamente, essenzialmente fascista. Nel novembre 1929 sarà inaugurato un monumento ad Anita Garibaldi sul Gianicolo per riaffermare la laicità dello Stato. Ma la storia ha già tratto dalle totali antitesi la sintesi delle definitive giustizie. E Garibaldi è più vivo, l'alto, più possente che mai nella coscienza della nazione e nella coscienza universale. Il Papa protestò. In Senato si levò solitaria una voce di opposizione, quella di Benedetto Croce, anche a nome di alcuni amici. Rivendicò la tradizione laica del Risorgimento e votò contro. Il nostro voto ci è imposto dalla nostra intima coscienza, alla quale non possiamo rifiutare l'obbedienza che ci comanda. Mussolini lo definì nella sua replica un imboscato della storia. Prima del 9 novembre 1926, quando i passaporti furono ritirati e le frontiere chiuse per impedire l'emigrazione politica, diversi popolari se n'erano andati dall'Italia, come tanti altri antifascisti, per sfuggire alle persecuzioni e alle violenze del regime. Fra i primi, Don Luigi Sturzo, che svolgerà all'estero una fervida attività di studioso e di scrittore. Fra i suoi libri più noti, Italia e fascismo. Poi Giuseppe Donati, Francesco Luigi Ferrari e Guido Miglioli. Anche De Gasperi tentò l'espatrio, ma fu riconosciuto, arrestato e incarcerato a Regina Coeli. Infine liberato, trovò rifugio e un modesto lavoro in Vaticano. Gli accordi del Laterano misero in crisi l'unità dell'antifascismo. I popolari, perché cattolici e legati alla Chiesa che si era accordata con il fascismo, furono criticati e isolati. Il dovere loro, scriveva Alberto Tarchiani, è di eclissarsi. Era un altro successo per Mussolini. La Chiesa sperava di aver trovato nel fascismo uno strumento per una restaurazione religiosa.
Nelle grandi manifestazioni del regime, vescovi e sacerdoti erano spesso presenti e benedicevano. Ma il regime andava assumendo il carattere di una religione nuova, con la sua fede, le sue liturgie. Per riaffermare all'inizio del nuovo anno la propria illimitata fede fascista, il duce si è più volte affacciato al balcone dello storico palazzo, rispondendo col saluto romano al plauso ardente della folla. Una religione alternativa a quella tradizionale degli italiani. Una religione che riprendeva linguaggio e simbologie cristiane, distorcendole a fini diversi. Dal 1931 vi è anche una scuola di mistica fascista. Con la riesumazione del mito della Roma dei Cesari, ricompaiono riti paganeggianti. È frequente l'incitamento all'odio del nemico, non si sa ancora quale, l'esaltazione della violenza, del più esasperato nazionalismo. Un grido ha valicato le onde dei secoli e la serie delle generazioni. Vai agli nervi! Lo stile fascista, con le sue divise, i suoi saluti, entra anche in Vaticano. Nel febbraio 1930, nell'anniversario degli accordi lateranensi, Augusto Turati, segretario del partito fascista, si reca in Vaticano a rendere omaggio a Pio XI. Al momento del congedo, mentre il Papa benedice, Turati saluta romanamente. Alla liturgia cristiana, che esige convincimento interiore e partecipazione, il fascismo oppone le nuove liturgie di massa, in cui l'individuo si perde e in qualche modo si immedesima nella figura del capo. Questa identificazione con il capo è un fattore importante di consenso al regime. Il Papa rivolge all'ambasciatore De Vecchi un preciso monito. Ella deve dire a mio nome al signor Mussolini che quel suo mezzo divinizzarsi a me dispiace e a lui fa male. Lo faccio riflettere a nome mio che il Dio nostro Signore è uno solo. Egli non potrebbe essere dunque che un idolo. Ora lo inviti a nome mio a riflettere che i popoli finiscono sempre a spezzare gli idoli. Se non cambia, andrà a finire male. Ma prevale negli ambienti cattolici la speranza di cattolicizzare il fascismo. Ricordatelo, non si può essere veramente cristiani nel senso pieno di questa parola se non si ama di un amore tenero, filiale, generoso, disinteressato la nostra seconda madre, la patria. Dopo il 29 trova spazio e si diffonde una cultura cattolico-nazionale in cui cattolicesimo e tradizione nazionale italiana sono strettamente unite. Il fascismo le esalta entrambe. Il frontespizio è la voce più significativa di questo orientamento. Sul terreno della educazione della gioventù, il conflitto con il regime è inevitabile. La Chiesa spera di servirsi dell'inquadramento fascista della gioventù per allargare la sua sfera d'azione. Ha ottenuto che nei reparti vi siano cappellani cattolici. Ma questi sacerdoti, scelti sempre fra i più filofascisti, svolgono in realtà un ruolo marginale e subalterno. Il Papa se ne lamenta. Anche la gioventù femminile è inquadrata dal regime. Il fascismo vuole la donna fisicamente forte e prolifica, sposa e madre dei soldati di cui l'Italia ha bisogno per i disegni imperiali di Mussolini. La Chiesa propone un diverso modello del ruolo della donna. Il segretario del partito Giuriati, in un discorso a Milano, afferma il carattere totalitario dello Stato nell'educazione della gioventù. Il Papa replica con una lettera al cardinale Schuster. La polemica si accende nella stampa. Preti ad agio è il titolo di un opuscolo dell'ultrafascista Settimelli.
Mussolini è preoccupato che la base fascista si scateni e ordina ai prefetti il 28 maggio 1931. Nell'attesa che situazione tra regime e azione cattolica sia chiarita, non devono accadere incidenti specie di natura tale da colpire sentimento religioso, popolazioni. Avvertire gerarchie e partito in tutti i gradi. Mussolini. Il 29 ordina la chiusura di tutti i circoli cattolici. La protesta dei cattolici è vivace e raggiunge il punto più alto con l'enciclica di Pio XI, Non abbiamo bisogno, del 5 luglio. In essa il Papa affermava: una concezione dello Stato che gli fa appartenere le giovani generazioni interamente e senza eccezioni, dalla prima età fino all'età adulta, non è conciliabile per un cattolico con la dottrina cattolica e neanche è conciliabile con il diritto naturale delle famiglie. E sul giuramento di fedeltà al Duce affermava categoricamente: un tale giuramento, così come sta, non è lecito. L'enciclica ebbe vastissima eco e provocò reazioni molto dure da parte fascista. Un gruppo di intellettuali fascisti chiese al Duce lo svaticanamento d'Italia, ossia la denuncia del concordato, seguita dalla cattura e dalla condanna dell'italiano rinnegato Achille Ratti e complici. Ma nei due campi si lavorava già per la riconciliazione. Da un lato il fratello del Duce Arnaldo, dall'altro il gesuita Tacchi Venturi. La casa dei gesuiti di Piazza del Gesù ha un'uscita su via degli Astalli di fronte all'ingresso posteriore di Palazzo Venezia. Il padre Tacchi Venturi traversò molte volte la via per andare da Mussolini. Gli portò dapprima, per ordine del Papa, deciso a non cedere, una minaccia precisa di condanna del fascismo più dura ancora di quella dell'enciclica. Poi, faticosamente, si delineò la possibilità di un'intesa che fu raggiunta all'inizio di settembre. Fra i cattolici, soddisfazione e perplessità. Montini scrisse a un amico: qui il comunicato è stato accolto con grande freddezza. Vi si teme l'insidia, vi si nota l'incompiutezza. Lo si interpreta in genere come un epilogo poco dignitoso e poco rassicurante. L'11 febbraio 1932, nel terzo anniversario dei patti, Mussolini andò in Vaticano. Fu la sua unica visita al Papa. La pacificazione al vertice non esclude che permangano focolai di opposizione cattolica. La polizia trova in giro per il paese manifestini antifascisti. Sono intestati Cristo Re e Popolo. L'Osservatore Romano, commentando la notizia, esclude che possa trattarsi di buoni cattolici. Ma dopo lunghe ricerche i responsabili sono scoperti. Si tratta di dirigenti di Azione Cattolica come Piero Malvestiti, Gioacchino Malavasi e Armando Rodolfi. Furono processati e condannati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Malvestiti e Malavasi a 5 anni e Rodolfi a 3 anni. La nota dominante dopo il 31 è il consenso della Chiesa al regime. La politica della famiglia fu terreno privilegiato di incontro. Soprattutto la politica demografica favorì l'avvicinamento. Nel 1927 era stata decisa l'imposta sui celibi per dare una frustata demografica alla nazione, come disse Mussolini. Di fatto, si ebbe in quegli anni in Italia una forte crescita demografica rispetto all'Europa. Nel 28 furono assicurate agevolazioni tributarie alle famiglie numerose. Nel 33 fu creata la giornata della madre e del fanciullo con premi alle famiglie numerose. 30 novembre 1933. Matrimonio a Roma di 820 coppie. A ogni coppia un dono del Duce. Molti telegrammi di ringraziamento assicuravano dopo un anno un balilla all'Italia fascista. In serata il Papa ricevette gli sposi. Anche qui gli obiettivi erano diversi, alla lunga inconciliabili.
la Chiesa pensava di servirsi della politica demografica del regime per rafforzare i valori morali del matrimonio e combattere le pratiche anticoncezionali. Nel 1930 l'enciclica Casti Connubi aveva riaffermato che la prole tiene il primo posto fra i fini del matrimonio. Per il fascismo il numero è forza, premessa necessaria dei destini imperiali. Sicuro della sua perfetta efficienza, conscio della propria missione civilizzatrice e della superiore necessità di un nuovo posto al sole, il popolo italiano vide accomunate nella febbre degli imbarchi tutte le categorie sociali. Autunno 1935, clima di mobilitazione. Si prepara la guerra di Etiopia. È l'Italia che aggredisce l'Etiopia. Le operazioni militari cominciano senza dichiarazione formale. È una guerra atroce come tutte le guerre, e in particolare come tutte le guerre coloniali. Il fascismo presenta l'impresa come rivendicazione del diritto italiano allo spazio vitale, come guerra di civiltà contro la barbarie. Da parte cattolica si formulano riserve sulla guerra di conquista. Si riafferma il valore cristiano della pace. Ma le benedizioni alle bandiere dei reparti in partenza e i discorsi di molti vescovi danno l'impressione di un incondizionato consenso. La proclamazione dell'impero è la premessa di una nuova retorica cattolico-imperiale. Il popolo italiano ha creato con suo sangue l'impero. Ancora più largo il consenso cattolico alla guerra di Spagna. L'impresa è presentata come una crociata contro il comunismo ateo. Anche in questo caso, tuttavia, non mancano elementi di distinzione nell'atteggiamento cattolico rispetto a quello del regime. La civiltà cattolica afferma la necessità di cercare un giusto mezzo fra la barbarie atea del comunismo russo e quella pagana del razzismo tedesco. Ma aggiunge, se si dovesse scegliere fra i due estremi, si dovrebbe scegliere il minor male, cioè il fascismo. Marzo 1938, invasione e annessione dell'Austria alla Germania. Mussolini, che nel 1934 si era opposto al disegno di Hitler, ora consente. Trionfanti dimostrazioni della gioventù hitleriana austriaca e inequivocabili dimostrazioni di popolo salutano l'ingresso delle truppe tedesche richieste al governo del Reich dopo le dimissioni del governo Schuschnigg dal nuovo governo provvisorio austriaco per coadiuvarlo nel ripristino della pace e dell'ordine in Austria. L'occupazione dell'Austria fa svanire l'illusione del giusto mezzo nutrita in molti ambienti cattolici. La speranza di un fronte cattolico europeo che unisse Italia, Austria, Spagna e Portogallo per opporsi al comunismo ateo da un lato, al nazismo pagano dall'altro, è caduta. Inventor.
l'Italia è schierata dalla parte del nazismo pagano di Hitler. Il consenso della Chiesa al regime è prima ancora alla base. Il disagio è molto vivo anche nei gruppi intellettuali di Azione Cattolica, la FUCI e il Movimento Laureati. Questi che vediamo sono i luoghi in cui si forma una nuova generazione di cattolici italiani. Camaldoli. Santivo alla Sapienza a Roma, dove ha sede il Movimento Laureati. Sant'Agostino a Roma, dove è la FUCI. La Pollinare, la scuola dove vanno i figli dei cattolici antifascisti. Qui si tengono incontri, riunioni, si svolgono settimane di studio. Vediamo Righetti, Bevilacqua, ancora Mazzolari e Montini. Alle riviste di questi gruppi collabora il filosofo francese Jacques Maritain. Circola anche una traduzione dattiloscritta del suo famoso saggio Umanesimo integrale. Quello che si sviluppa in questi gruppi non è tanto un antifascismo politico. Il legame con la tradizione popolare e democratico cristiana è assai labile. Si tratta piuttosto di un antifascismo morale e religioso. I cattolici erano stati negli anni anteriori molto spesso ostili al regime perché non abbastanza cattolico. Un po' alla volta comprendono che la libertà è un bene indivisibile. Si può volerla e averla per sé solo se la si vuole per tutti. Ma la maturazione è lenta e difficile. Diverso il ruolo di De Gasperi. È in Vaticano come bibliotecario, studia e si prepara. Scrive sotto lo pseudonimo Spectator sulla Illustrazione Vaticana. Il suo discorso è politico, una riflessione critica sulla situazione internazionale, una finestra aperta rispetto al provincialismo dell'Italia fascista. Nel 38 entra in vigore la legislazione razziale. In Etiopia è nato il problema delle unioni miste e dei meticci. Il regime combatte queste unioni. La politica demografica diventa politica della razza. L'antisemitismo importato dalla Germania trova già un terreno pronto. Mussolini vuole cancellare l'impressione di copiare Hitler. Dire che il fascismo ha imitato qualcuno o qualcosa, afferma, è semplicemente assurdo. Ma in realtà il regime è ormai infeudato al nazismo tedesco e alla ideologia razzista. Circolano nel nostro paese documentari tedeschi anti-ebraici. Il fascismo cerca di coinvolgere la Chiesa e si richiama alla tradizione antisemita cattolica dell'Ottocento che aveva trovato spazio sulla civiltà cattolica. La rivista dei Gesuiti replica duramente. Il razzismo suscita un diffuso moto di repulsa nel mondo cattolico come in tutta l'opinione pubblica e molti pronunciamenti ostili alla Chiesa. Il Papa stesso interviene più volte. A un suo discorso antirazzista del 28 luglio, Mussolini replica il 30. Anche nella questione della razza noi tireremo diritto. Molti vescovi si pronunciano. Fra essi anche Schuster, che in un discorso in Duomo del 13 novembre prende posizione. Il mito razziale del secolo XX indietreggia di 2 millenni la storia del mondo. Le reazioni della Chiesa esasperano Mussolini, che minaccia rappresaglie. Ciano nel suo diario prende appunti sullo stato d'animo del duce che gli avrebbe detto: se il Papa continua a parlare, io gratto la crosta agli italiani e in men che non si dica li faccio tornare anticlericali. Sto abituando gli italiani a convincersi che si può fare a meno di un'altra cosa, il Vaticano. Il decreto legge del 17 novembre 1938 dichiara non trascrivibili e perciò privi di effetti civili i matrimoni fra ariani ed ebrei. La norma è in contrasto con il concordato. La protesta della Chiesa è assai dura. Ogni tentativo di comporre il conflitto fallisce. Il vulnus, la ferita, al concordato
non sarà più sanata. Siamo alla vigilia del decimo anniversario della conciliazione. La ricorrenza rende più acuto il senso di disagio per la tensione crescente. Si attende con ansia il discorso che Pio XI pronuncerà per l'anniversario dei patti. Circola insistente la voce di una dura denuncia contro il fascismo. Ma il Papa, già malato, muore all'alba del 10 febbraio. Con l'elezione del nuovo Papa Pio XII e con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale si apre, di lì a poco, una nuova stagione fra la Chiesa e il fascismo. Le leggi eccezionali emanate nel novembre del 1926 dal fascismo, ufficialmente motivate dagli attentati compiuti nei mesi precedenti da Miss Violet Gibson, dall'anarchico Gino Lucetti e Danteo Zamboni contro Mussolini, dimostrarono come le minacce lanciate dallo stesso capo del governo il 3 gennaio 1925 non fossero vane. Lo scopo dell'istituzione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e dell'esclusione dal Parlamento dei deputati aventiniani era chiaramente quello di mettere fuori gioco le opposizioni, già peraltro duramente colpite, e di soffocarne le residue velleità di resistenza. Tra la fine del 1926 e i primi mesi del 27, di fronte alle misure eccezionali del governo, alcuni tra i più noti esponenti dell'antifascismo optarono per la fuga all'estero e per l'esilio. Il fenomeno dell'espatrio, forse provocato da motivazioni politiche, economiche o strettamente personali, si era del resto manifestato ancor prima del 26-27, sin dai primi anni dopo la marcia su Roma e il fallimento della secessione dell'Aventino. La scelta dell'esilio metteva a nudo una delle tante divisioni all'interno del variegato schieramento antifascista, tra chi, come liberali, popolari, alcuni cattolici, si illudeva di poter condurre la battaglia sul piano parlamentare e di portare sulle proprie posizioni il re e il Vaticano, e chi, come i partiti di massa marxisti, il Partito Repubblicano e il Movimento Giustizia e Libertà, non nutriva tali illusioni e considerava Vittorio Emanuele III corresponsabile del fascismo e quindi irrecuperabile a una dialettica democratica. All'interno di questo secondo schieramento, tutt'altro che unitario, emerse a un certo momento la scelta dell'emigrazione. Una decisione che si prestava alla critica circa l'efficacia della lotta degli esuli, paragonata a quella di coloro che erano rimasti in patria. Critiche per molti versi ingenerose, tenuto conto dei vari ostacoli che gli esuli avrebbero incontrato. Le costanti ristrettezze economiche, la difficoltà di mantenere i contatti con chi era rimasto in Italia, la necessità di non urtare la suscettibilità dei governi ospitanti e di rintuzzare l'azione degli agenti fascisti infiltrati. Ostacoli che avrebbero ridotto gli esuli meno organizzati a una penosa condizione di isolamento che acuiva recriminazioni e chiusure intransigenti. Questo non impedì che da quel momento si sviluppasse all'estero un'intensa attività pubblicistica destinata alla propaganda e al proselitismo in Italia. Ecco alcuni esempi. Un opuscolo socialista in occasione della festa dei lavoratori nel 1926. Una pubblicità dissimulata di Giustizia e Libertà, pubblicata sui giornali italiani. Un giornalino comunista destinato ai bambini in opposizione all'educazione dei Balilla. I fumetti di questo manifesto sono evidentemente per adulti.
il fenomeno dell'emigrazione antifascista conobbe fasi diverse sia per le sue motivazioni di fondo che per la personalità dei protagonisti. Motivazioni prevalentemente economiche caratterizzarono l'emigrazione fra l'ottobre del 22 e il gennaio del 25 in Svizzera, Belgio e Francia. In quello stesso periodo non mancarono presenze all'estero di anarchici e socialisti, attivi sul piano della propaganda antifascista svolta sui vari giornali sorti a Parigi, a Ginevra e a New York. Un attivismo privo comunque di un preciso indirizzo politico e che finì per alienarsi, a causa del suo fanatismo, le simpatie di Francesco Saverio Nitti. Questi, allontanatosi dall'Italia dopo alcune violenze fasciste, nel giugno del 24 si stabilì prima a Zurigo, poi a Parigi. Qualche mese dopo fu costretto a lasciare l'Italia anche Don Luigi Sturzo, che si stabilì inizialmente a Londra e dal 1940 negli Stati Uniti. Il fenomeno dell'emigrazione politica, con la Francia ancora meta preferita, proseguì anche dopo il discorso di Mussolini il 3 gennaio 1925. Ad allontanarsi dall'Italia furono stavolta soprattutto uomini politici che non intendevano concedere con il proprio forzato silenzio una sorta di avallo al regime o che volevano sottrarre se stessi e le proprie famiglie alle violenze squadristiche. Fu il caso di Giovanni Amendola e di Piero Govetti, emigrati in Francia nel 25 e morti nel 26 in conseguenza delle violenze subite. Govetti è tuttora sepolto nel cimitero parigino di Père Lachaise. Lasciarono l'Italia tra il 25 e il 26 anche altri noti antifascisti: Giuseppe Donati, direttore del Popolo, Gaetano Salvemini, Alberto Tarchiani, collaboratore di Albertini al Corriere della Sera, pubblicisti e scrittori come Silvio Trentin, Carlo Sforza, Alberto Cianca, Ignazio Silone. Pur tra non poche difficoltà, che avrebbero fra l'altro reso breve e stentata nel 26 e 27 la vita del Corriere degli Italiani, diretto a Parigi da Donati e stampato in questo edificio nei pressi della Gare Saint-Lazare, i fuoriusciti svolsero un'intensa attività pubblicistica, riuscendo a far entrare clandestinamente in Italia, con sotterfugi quasi sempre ingenui, alcune loro opere pubblicate all'estero. In questa foto, conservata tra le carte della pubblica sicurezza, una staffetta nasconde materiale clandestino in una borsa con doppio fondo. Del resto fu subito evidente l'impossibilità di puntare su qualcosa di più impegnativo di conferenze e opuscoli contro il fascismo, soprattutto dopo la clamorosa scoperta che dietro il progetto di Peppino e Ricciotti Garibaldi di dar vita a un esercito antifascista in terra francese si nascondeva addirittura una manovra della stessa polizia fascista. Se quell'episodio, sul finire del 26, indusse molti fuoriusciti a una sorta di ripiegamento durato sino allo scoppio della guerra civile spagnola, l'emanazione in Italia, più o meno nello stesso periodo, delle leggi eccezionali da parte del regime costrinse anche gli ultimi esponenti dei partiti di opposizione rimasti in patria a prendere seriamente in considerazione l'opportunità di emigrare sia per sottrarsi alle persecuzioni sia per proseguire con maggiore efficacia la lotta contro il fascismo. Da quel momento, venuta meno la possibilità di servirsi dei vecchi passaporti per lasciare l'Italia, il drastico giro di vite del novembre 1926 indusse i responsabili dell'opposizione a favorire soprattutto la fuga degli esponenti più anziani e più in vista, lasciando preferibilmente i più giovani in Italia per organizzare la resistenza nei limiti del possibile. Riuscirono ad allontanarsi clandestinamente dall'Italia l'anziano socialista Claudio Treves e il giovane Giuseppe Saragat, diretti rispettivamente a Parigi e a Vienna. Più complesse e avventurose furono le modalità di fuga del settantenne Filippo Turati, che aveva opposto molte resistenze agli inviti rivoltigli in tal senso dai compagni di partito.
Sul finire del novembre 1926, Carlo Rosselli, Ferruccio Parri, già organizzatore dell'espatrio di Treves e Saragat, e Sandro Pertini accompagnarono Turati prima a Ivrea, poi a Torino, quindi sulla costa Ligure, da dove riparò con un'imbarcazione in Corsica e infine a Parigi. La riuscita dell'operazione fu macchiata dall'arresto da parte della polizia di Rosselli e Parri, tornati incautamente in Italia e protagonisti, di lì al 1928, di lunghe vicende giudiziarie tra assoluzioni e condanne a 10 mesi di prigione Parri, a 5 anni di confino a Lipari Rosselli. Molti oppositori, da Bordiga a Pertini a Terracini, conobbero in questi anni il carcere o il confino. Il confino politico era riservato agli antifascisti, per i quali non era possibile emanare sentenze più gravi, ma anche a ribelli arabi o a fascisti rei di indisciplina. Dal 27 al 43, circa 10.000 persone saranno condannate a questo esilio su isole allora remote come Ustica, Lipari, Ponza o Ventotene, o in località più accoglienti come Amalfi o Forte dei Marmi, destinate a chi era disposto a collaborare, o più ostili, come le isole Tremiti, riservate ai più riottosi. Nel 1926, per un breve periodo dopo l'arresto, Antonio Gramsci fu confinato a Ustica, allora un'isoletta di 1600 abitanti, di cui un terzo per reati comuni. Fu un soggiorno non opprimente rispetto alla successiva lunga carcerazione che lo porterà alla morte. Poté leggere molto e dedicarsi all'insegnamento della storia e della geografia per i confinati e allo studio del tedesco. Molti altri esponenti dei partiti di opposizione, più o meno nello stesso periodo, trovarono rifugio all'estero. Da Giuseppe Modigliani a Pietro Nenni, da Bruno Buozzi a Nullo Baldini fra i socialisti, da Cipriano Facchinetti a Randolfo Pacciardi, Egidio Reale, Eugenio Chiesa e Fernando Schiavetti fra i repubblicani, dal popolare Francesco Ferrari all'ex direttore del Mondo Alberto Cianca, che a Parigi avrebbe ridato vita al periodico satirico Il Becco Giallo. Montmartre 1927. Anche in Francia, con i primi mesi dell'anno, l'ondata dell'emigrazione politica si riduce notevolmente. Qui alcuni tra i più noti esponenti dell'antifascismo manifestarono la volontà di riorganizzare alcuni partiti. Tra gli antifascisti stabilitisi in Francia, in realtà furono soltanto gli esponenti della sinistra, dai socialisti massimalisti e revisionisti, dai repubblicani ai comunisti, che crearono a Parigi un centro estero e a Milano un centro interno, a puntare sulla riorganizzazione dei partiti. Liberali e popolari, quest'ultimi frenati e disorientati dal veto del Vaticano, si astennero da qualsiasi iniziativa in tal senso. Questo, un modesto ristorante in Rue des Daumets, è uno dei pochi luoghi di Parigi che conserva l'aspetto del tempo in cui si tenevano qui riunioni di antifascisti esuli. Nella capitale francese la scena fu dominata, a partire dall'aprile del 27, dalla decisione dei partiti di sinistra di dar vita a una concentrazione. Un'iniziativa sostenuta in un primo momento soprattutto dall'ex sindacalista rivoluzionario Alceste De Ambris, compagno di D'Annunzio a Fiume, e dal giornalista Luigi Campolonghi, da tempo emigrati in Francia, esponenti di spicco della Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo. Col passare dei mesi vi aderirono anche socialisti e repubblicani, mentre liberali e popolari da una parte, comunisti dall'altra, preferirono non lasciarsi coinvolgere. La concentrazione antifascista, pertanto, fu a lungo monopolizzata dalla sinistra socialista, da Nenni a Treves a Turati, portando inizialmente avanti, dal quartier generale parigino di Faubourg Saint-Denis numero 103, dove ora ci troviamo, e sulle pagine del settimanale La Libertà, che qui aveva la sua redazione, un programma di massima politicamente piuttosto vago, si potrebbe quasi dire moderato, che puntava essenzialmente a organizzare le disperse schiere degli esuli e a mantenere, nei limiti del possibile,
i contatti con la base rimasta in Italia. Per depistare la polizia, i punti di riunione erano i più diversi. Riunioni, discussioni e elaborazioni teoriche dalle quali non scaturirono né rivendicazioni sociali, né la proposta di un'assemblea costituente, né una precisa scelta repubblicana. A riprova di come, all'interno della concentrazione, ci si muovesse e si agisse ancora in un'ottica ventiniana e si nutrissero ancora speranze su un possibile intervento di Vittorio Emanuele III a difesa della legalità violata. Una speranza che la passività dimostrata dal sovrano di fronte alle misure del Gran Consiglio del Fascismo in materia di designazione di un nuovo primo ministro e addirittura di successione al trono dimostrarono illusoria, spingendo la concentrazione a una precisa scelta in senso repubblicano. Place de la République fu in quegli anni il luogo simbolico scelto dai repubblicani italiani per i loro incontri. Malgrado questa nuova presa di posizione, si confermò il giudizio negativo sulla concentrazione da parte dei comunisti e dello stesso movimento Giustizia e Libertà di Carlo Rosselli, che vi individuarono una riedizione della fallita secessione aventiniana. Né questa scelta convinse del tutto Salvemini, che dopo aver invitato dalle colonne della libertà gli esuli a una serrata e coraggiosa autocritica, interruppe i rapporti con la concentrazione. Nonostante i contrasti interni e i limiti della sua azione di propaganda, la concentrazione rappresentò sul finire del 28 un punto di riferimento della resistenza attiva contro il fascismo. Sul piano organizzativo, comunque, né la concentrazione parigina né altri movimenti, come Giustizia e Libertà o gli anarchici, potevano minimamente competere con il Partito Comunista Italiano, capace oltretutto, grazie al costante aiuto economico fornitogli dall'Unione Sovietica, di dar vita, accanto a una struttura pubblica, anche a una segreta, attraverso la quale parare i colpi inferti dalla polizia fascista. Il PC poteva contare, nella lotta antifascista, su una sorta di continuo ricambio, atto a supplire alle perdite subite, nonché, cosa che nessun altro movimento era in grado di fare, su una ferrea disciplina imposta dai quadri dirigenti, a una base quanto mai ricettiva, tale da privilegiare il conseguimento di obiettivi a lunga scadenza rispetto ad azioni terroristiche o sensazionali, capaci di colpire maggiormente l'opinione pubblica, ma che alla fine risultavano controproducenti. Dai primi mesi del 29, il panorama dello schieramento antifascista si arricchì di una terza presenza, il movimento Giustizia e Libertà, sorto con l'ambizioso intento di superare le organizzazioni politiche esistenti e di ritagliarsi uno spazio tra l'ala sinistra socialista e l'ala destra liberale. L'iniziativa era partita da Ernesto Rossi, Ferruccio Parri e Riccardo Bauer, attraendo ben presto personaggi come Salvemini e Tarchiani. Il movimento decollò soprattutto dopo il luglio 1929, grazie a Carlo Rosselli, liberato in modo rocambolesco dal confino nell'isola di Lipari e riparato in Francia dopo una lunga fuga in motoscafo fino in Tunisia. Con lui erano il leader del Partito Sardo d'Azione Emilio Lussu e Fausto Nitti, nipote dell'ex capo del governo Francesco Saverio. Deluso dalla passività aventiniana della concentrazione e soprattutto dalla disponibilità di alcuni suoi membri a collaborare con forze come la monarchia, l'esercito e la chiesa, ormai chiaramente succubi del fascismo, l'intransigente repubblicano Carlo Rosselli escluse nettamente qualsiasi possibilità di collaborazione con i comunisti, distinguendosi in questo dal programma lanciato un decennio prima da Piero Gobetti sulla rivoluzione liberale. Sulla creazione di una repubblica democratica, di un'economia liberal-socialista, sul mantenimento delle libertà civili, sulla realizzazione della giustizia sociale e della pace internazionale, i programmi di Rosselli e Gobetti erano indubbiamente simili, ma divergevano sul nodo comunista.
Rosselli non si spingeva oltre l'auspicio della socializzazione dei servizi pubblici e di alcune industrie pesanti, la creazione di cooperative, la realizzazione della riforma agraria e di una imposta progressiva sul reddito. Troppo poco per i comunisti. Togliatti non avrebbe mancato di stigmatizzare la superficialità delle posizioni del ricco dilettante Rosselli rispetto alla posizione rivoluzionaria dell'intellettuale povero Gobetti. E qualificò il socialismo liberale di Rosselli, pubblicato nel 1930, un debole libello antisocialista e niente più, definendolo addirittura parte della letteratura politica fascista. In effetti, senza disconoscere la forza morale e ideale che Rosselli e alcuni suoi collaboratori, da Lussu a Tarchiani, da Bauer a Luigi Salvatorelli, impressero all'azione di Giustizia e Libertà, essa finì ben presto per esaurirsi in manifestazioni isolate da cui ci si illudeva di trarre risultati concreti. Dall'appoggio accordato al giovane socialista torinese Fernando De Rosa, che a Bruxelles aveva nell'ottobre del 1929 attentato alla vita del principe ereditario Umberto di Savoia, che qui vediamo acclamato dai torinesi dopo lo scampato pericolo, al volo aereo con lancio di manifestini di propaganda antifascista compiuto nel luglio del 1930 su Milano dallo studente valdostano Giovanni Bassanesi, che dopo un incidente aereo sulla via del ritorno sarà arrestato e processato in Svizzera insieme a Rosselli e Tarchiani. Per un breve periodo Giustizia e Libertà ebbe rapporti con il movimento Alleanza Nazionale, attivo in Italia tra il 30 e il 31, e fondato dal segretario dell'Unione Democratica Ventignana, Mario Vinciguerra. Legami che non andarono oltre un'intensa attività propagandistica, stroncata facilmente dalla polizia francese. Sul piano politico ben poco in comune poteva esserci tra un repubblicano intransigente come Rosselli e un Vinciguerra che puntava ancora, nel 1930, sull'aiuto della monarchia, della Chiesa e dell'esercito contro il fascismo. Cosicché, a parte alcuni contatti con i gesuiti della civiltà cattolica nel bel mezzo delle ostilità fra l'azione cattolica e il regime, e malgrado l'appoggio di alcuni settori cattolici e l'incoraggiamento di Benedetto Croce, Alleanza Nazionale legò la sua breve esistenza a un ennesimo beau geste, il volo compiuto la sera del 3 ottobre 1931 su Roma da un aereo pilotato dal giovane poeta Lauro De Bosis, precipitato poi durante il viaggio di ritorno al largo delle coste della Corsica. Non a caso il testo di alcuni manifestini lanciati sulla capitale conteneva un vibrante appello al re perché scegliesse una volta per tutte fra gli italiani che soffrivano per l'oppressione e gli oppressori stessi, mentre in altri si invitava la popolazione a non accettare passivamente la dittatura. Siamo di nuovo a Parigi, in Rue Strasbourg, dove si erano stabiliti molti socialisti italiani. Nelle loro abitazioni si svilupparono i contatti che portarono, nel 1931, a un'attiva collaborazione tra Giustizia e Libertà e il Partito Socialista, da un anno riunificato sotto la guida di Nenni e Saragat. Non potendosi nemmeno ipotizzare una fusione tra socialisti e giellini, entrambi non disposti a rinunciare alle proprie identità, ci si dovette limitare, dopo continui incontri in vari punti di Parigi, ad una sorta di spartizione di sfere di influenza. Giustizia e Libertà si impegnava a distribuire in Italia, sotto la propria sigla, tutto il materiale propagandistico pubblicato dai socialisti e dalla Confederazione Generale del Lavoro, mentre entrambe le organizzazioni promettevano di non agire separatamente l'una dall'altra in Italia e all'estero. Logico corollario di questo accordo era la sua estensione alla concentrazione antifascista parigina, che comportò l'ennesima suddivisione di campo. Le azioni clandestine furono dirette dai giellini in Italia e dalla concentrazione all'estero. All'interno del comitato esecutivo della concentrazione si sarebbe poi creata una spartizione di cariche a tutto vantaggio di Giustizia e Libertà.
Molti dei loro incontri avvenivano davanti alle bancarelle dei libri lungo la Senna. L'accordo tra i socialisti e Giustizia Libertà era destinato a durare ben poco, di fronte al riacutizzarsi delle divisioni ideologiche e operative fra le organizzazioni e alle polemiche per alcune iniziative troppo autonome assunte da Giustizia e Libertà. In particolare fu posto sotto accusa il programma rivoluzionario, che conteneva punte sin troppo giacobine e operaistiche, contenuto nel primo numero dei Quaderni di Giustizia e Libertà, un opuscolo pubblicato a Parigi dal movimento di Rosselli, in violazione dei termini dell'accordo stipulato con i settori socialisti e repubblicani all'interno della concentrazione. Siamo in una delle sedi del Partito Socialista Francese, dove venivano ospitate le riunioni della concentrazione. Qui finirono per guastarsi le relazioni tra Giustizia e Libertà e i socialisti italiani, soprattutto dopo la scomparsa, tra il 32 e il 33, dei due esponenti più rappresentativi del revisionismo socialista, Turati e Treves, e di fronte a un PSI che, dominato ormai da Nenni, era attratto maggiormente dalle sirene di un accordo con i comunisti e non sembrava propenso a prolungare l'ibrida esperienza di collaborazione con organizzazioni borghesi quali Giustizia e Libertà e Partito Repubblicano. Il clima era ormai di vera e propria competizione. Gli esponenti di Giustizia e Libertà furono posti sul banco degli accusati da parte dei socialisti per aver invaso il loro terreno propagandistico. D'altra parte Rosselli aveva colto, ben prima dei socialisti, la natura del fascismo che non poteva più essere considerato esclusivamente un fenomeno italiano di fronte all'estendersi di tendenze fasciste in tanti paesi europei, a cominciare dall'avvento al potere di Hitler in Germania nel 1933 e alle fosche prospettive di guerra che si addensavano sul vecchio continente. Questa situazione, secondo Rosselli, doveva sollecitare la solidarietà attiva fra le correnti antifasciste di tutti i paesi e lo sviluppo di un movimento rivoluzionario che partisse dall'Italia e dalla Germania. L'appello cadde nel vuoto, anche a causa di alcune asprezze della propaganda di Giustizia e Libertà, più volte accreditatasi come l'unico e autentico socialismo. Le polemiche avrebbero portato allo scioglimento della concentrazione. Un avvenimento determinato anche dalla riluttanza dei gruppi del fuoriuscitismo a rinunciare a parte della propria autonomia per sottomettersi a un'unica guida e che avrebbe al contempo aperto la strada a un più deciso coinvolgimento del Partito Socialista che in questa strada presso Montmartre svolgeva parte del suo lavoro politico nella comune lotta di opposizione al fascismo. Una prospettiva facilitata dal ripensamento, per quanto tardivo, da parte dei comunisti della precedente politica di ostilità nei confronti non soltanto dei partiti borghesi, ma anche di quelli socialisti, sprezzantemente definiti socialfascisti. Una politica che aveva creato un clima di divisione all'interno dello schieramento antifascista, lasciando campo libero all'affermarsi del fascismo. Dopo l'avvicinamento delle sinistre francesi, che raggiunsero un accordo nel giugno del 34, anche comunisti e socialisti italiani, di fronte all'ulteriore espandersi di movimenti filofascisti in altri paesi europei come la Francia e l'Austria, intrapresero la strada del fronte unico. Si trattava, per i socialisti italiani, di recidere gli ultimi tenui legami con Giustizia e Libertà all'interno della concentrazione. Nel maggio del 34 si giunse così allo scioglimento della concentrazione antifascista. Era un sacrificio necessario e inevitabile, dopo le polemiche, le contraddizioni e le divisioni degli ultimi mesi, per addivenire ad un accordo di unità d'azione che fu stipulato da Togliatti per i comunisti e da Nenni e Saragat per i socialisti nel mese di agosto. Si apriva così una nuova fase della lotta antifascista.
14 settembre 1929. Con una solenne cerimonia in Campidoglio, Mussolini inaugura la Reale Accademia d'Italia ed illustra i motivi che hanno spinto il regime a riunire in un unico istituto le molte accademie che avevano autonome tradizioni, come l'Accademia dei Lincei. Il modello ambizioso è quello della napoleonica Académie de France. La splendida villa della Farnesina, costruita nel Cinquecento su progetto di Baldassarre Peruzzi per il banchiere Agostino Chigi e affrescata fra gli altri da Raffaello, è acquistata espressamente come sede dell'Accademia e si aggiunge al vicino Palazzo Corsini, già sede dell'Accademia dei Lincei. Il decreto istitutivo dell'Accademia è del marzo 1926, ma solo 3 anni più tardi essa inizia effettivamente ad operare. Contribuirono a ritardo i lavori di restauro della Farnesina e forse anche il rifiuto di Benedetto Croce di entrare nella istituzione. Ma nonostante questo illustre rifiuto, uomini di grande prestigio in ogni campo del sapere, delle arti e delle lettere fecero parte dell'Accademia. Enrico Fermi, Pietro Mascagni, Massimo Bontempelli, Emilio Cecchi, Ada Negri e Ottorino Respighi. Inoltre, fra i soci aggregati, con minori diritti e benefici economici, che provenivano dall'Accademia dei Lincei, si trovavano fra gli altri i nomi di Luigi Einaudi, Arturo Carlo Jemolo, Concetto Marchesi. L'Accademia fu presieduta da Tommaso Tittoni, poi da Guglielmo Marconi, da Gabriele D'Annunzio, che aveva inizialmente rifiutato di farne parte e del quale si racconta che non vi mise mai piede, e poi ancora da Federzoni, dallo stesso Gentile e infine dal geografo Giotto Dainelli. Sarebbe del tutto improprio giudicare indistintamente fascisti tutti gli illustri personaggi che fecero parte dell'Accademia. Si respirava anzi nell'Accademia una certa aria di fronda e di sufficienza nei confronti del regime, ma è innegabile che essa servì a legare al regime molte figure eminenti della cultura italiana. Siamo così nel cuore del problema. Quale rapporto il fascismo ha stabilito con la cultura italiana? Si è discusso e si discute se si possa parlare di una cultura fascista, ma è indubbio il grande sforzo del regime, in parte almeno riuscito, per organizzare la cultura italiana. Benedetto Croce scriveva in un articolo del 12 marzo 1925: il liberalismo è il partito della cultura, e liberale fu il nostro risorgimento, nel quale cultura e amor di patria confluirono. Socialismo e autoritarismo, invece, presentano i segni della scarsa o unilaterale cultura. Così, dopo che il fascismo si era consolidato al potere come un nuovo regime autoritario,
Croce tendeva a stabilire l'equazione fascismo uguale incultura. Su questa linea si è mossa a lungo la storiografia. Per la cultura accademica e universitaria italiana, non priva di figure di grande rilievo nel ventennio fascista, si è fatto ricorso alla categoria del nicodemismo, che qui evochiamo ricorrendo al simbolo della maschera. Si è parlato di nicodemismo con riferimento al noto episodio evangelico della visita notturna di Nicodemo a Gesù, per definire l'atteggiamento dei riformati italiani che negli anni della Controriforma avevano nascosto e camuffato la loro vera identità religiosa per non incorrere nelle sanzioni dell'Inquisizione. Così pure gli intellettuali italiani avrebbero nascosto il loro animo non fascista, se non addirittura antifascista, sotto l'orpello di un ossequio formale al regime e al suo capo. Qualche frase retorica nelle prefazioni o nelle conclusioni dei loro libri, il numero romano dell'era fascista sulla copertina delle riviste universitarie. Questo richiamo al lontano precedente del nicodemismo fu esplicito negli anni del fascismo. Benedetto Croce ripubblicò non certo casualmente nel 1930 il trattatello seicentesco del letterato napoletano Torquato Accetto della dissimulazione onesta. Il nicodemismo divenne una parola d'ordine dietro la quale si organizzò la cultura universitaria italiana. Quando nel 1931 fu imposto ai professori universitari il giuramento di fedeltà al fascismo, su 1200 professori circa, solo 12 rifiutarono e persero il loro posto. Vittorio Emanuele Orlando chiese il collocamento a riposo prima che il giuramento gli fosse imposto. Ma Croce stesso aveva consigliato ai suoi amici e discepoli di giurare per evitare che l'università italiana cadesse totalmente nelle mani dei fascisti. Insomma, la cultura italiana del ventennio, certo sacrificata e mortificata, sarebbe rimasta indenne da quella fascistizzazione che era nei programmi del regime. In questa prospettiva sono stati esaminati diversi campi dello scibile, le diverse facoltà universitarie, per misurare quanto di fascista era passato nella cultura italiana. Si è notato che gran parte della cultura universitaria, specie nel campo degli studi storici e letterari, aveva continuato per la sua strada. Per quanto riguarda gli studi storici negli anni del fascismo, comparvero opere come La storia del liberalismo europeo di Guido De Ruggero, 1925, Il pensiero politico italiano di Luigi Salvatorelli nel 1935 o L'opera politica del conte di Cavour di Adolfo Omodeo nel 1940, tutte dirette all'esaltazione della tradizione culturale e politica del liberalismo. Più compromesse le facoltà di scienze politiche, moltiplicate dal fascismo per la formazione della sua classe dirigente, nelle quali aveva trovato posto la dottrina del fascismo fra le materie di insegnamento. Esposte alla pressione politica anche le facoltà di giurisprudenza, dove era entrato il diritto corporativo, ma la scienza giuridica italiana in quegli anni si difese con un ripiegamento sugli aspetti formali e dogmatici del diritto. D'altra parte vi sono iniziative culturali o editoriali che non possono certo dirsi fasciste. Sino al 1933 comparve la Cultura diretta da Cesare De Lollis, nella quale figurano fra i collaboratori sicuri antifascisti come Luigi Salvatorelli, Leone Ginzburg o Massimo Mila. Antifascista sul terreno della cultura è La critica di Benedetto Croce, che uscì sino al 1944.
la pubblicazione della rivista servì anzi al fascismo, di fronte alla cultura europea, come segno di liberalità e non nocque dal punto di vista del consenso di massa, dato il suo carattere fortemente elitario. Nel campo delle lettere il quadro è analogo. Le riviste Pegaso 1929-1933, Opan 1933-1935, dirette da Ugo Ietti, un grande giornalista, letterato raffinato, scettico e conservatore che difficilmente si può definire un fascista, sono fasciste quel tanto che serve per sopravvivere, ma conservano una notevole spregiudicatezza. Nel 1929 Alberto Moravia pubblica uno dei suoi più famosi romanzi, Gli Indifferenti. Nel 1936 Cesare Pavese pubblica le sue poesie Lavorare stanca e nel 1941 Elio Vittorini dà alle stampe Conversazione in Sicilia, che rappresenta una protesta a guerra iniziata contro i mostri che incombono sul mondo. Tutte opere che nulla hanno a che fare con i temi della propaganda fascista. Gli stessi Pavese e Vittorini, proprio negli anni in cui nasce l'asse Roma-Berlino, dettero un grande contributo alla diffusione in Italia del romanzo popolare americano, proponendo versioni italiane di Steinbeck, Faulkner e Caldwell. Dunque non vi sarebbe stata una vera cultura fascista e la cultura italiana, pur in mezzo a crescenti difficoltà e tentazioni, avrebbe proseguito il suo cammino nel ventennio. Una visione in fondo consolante per gli intellettuali, che autorizzava, all'indomani della caduta del fascismo, a scrollarsi di dosso il passato e a riprendere il cammino senza troppi complessi di colpa. Ma questo modo di affrontare il tema è stato rimesso in discussione dagli studi successivi e in parte almeno superato o integrato via via che il problema del consenso al fascismo ha acquistato crescente rilievo. Il consenso è mutevole come le formazioni della sabbia, aveva dichiarato Mussolini nel 1923 in un articolo intitolato Forza e consenso. La forza contava per lui più del consenso, ma dopo la conclusione della crisi Matteotti e dopo il consolidamento al potere, la conquista del consenso diventa un obiettivo dominante del fascismo. Proprio all'inizio del 25, Giuseppe Bottai, su Critica fascista, scrive che il partito fascista deve ormai rivedere la sua azione per conquistare il consenso. Di fatto, il fascismo crea una serie di strumenti per la costruzione del consenso e per plasmare la società italiana secondo i suoi obiettivi. L'impegno maggiore del regime va certo agli strumenti rivolti alla creazione del consenso di massa. Si viene formando in questo campo una vera e propria fabbrica del consenso. Ma la conquista del consenso degli intellettuali è un obiettivo non secondario. Giovanni Gentile è, almeno fino al 1929, la figura dominante in questa operazione culturale. Il Manifesto degli intellettuali fascisti del 21 aprile 1925 è un primo passo in questa direzione. Tra i firmatari figurano non solo gli esponenti della cultura nazionalista, ma alcuni dei letterati ed artisti più noti del tempo, da Soffici a Marinetti a Pirandello. Il manifesto enuncia l'obiettivo di creare una più grande Italia nel contesto della tendenza del nuovo secolo all'affermazione del valore della nazione. Di questa tendenza il fascismo è visto come la più compiuta e moderna espressione. Si ripropone nel manifesto un nuovo interventismo, della cultura questa volta, ispirato agli stessi ideali che avevano mosso l'interventismo del maggio 1915. Ma il manifesto ebbe l'effetto di provocare una reazione di segno opposto.
il 1° maggio compare un manifesto degli intellettuali antifascisti, promosso da Croce e firmato da un numero ancor più ampio e significativo di intellettuali italiani, da Albertini, direttore del Corriere della Sera, passato all'opposizione, a Salvatorelli, Salvemini, Amendola, Einaudi e molti altri. In realtà, gli intellettuali italiani erano divisi sul fascismo. La conquista del loro consenso appariva ardua e difficile. I manifesti non bastavano. Occorreva procedere con i mezzi che il potere ormai consolidato offriva ad una vera e propria organizzazione della cultura. Su questa via si muovono le successive iniziative dell'Accademia d'Italia e di Gentile. Nel 1926 egli crea l'Istituto Nazionale Fascista di Cultura, che diverrà poi Istituto di Cultura Fascista. Il cambiamento del nome non è privo di significato. La rivista Educazione Politica, che assunse il titolo Educazione Fascista, diventa la rivista dell'Istituto. Ma l'opera più impegnativa di organizzazione della cultura, pensata e diretta da Giovanni Gentile, fu l'Enciclopedia Italiana. L'Istituto Treccani, per la pubblicazione dell'Enciclopedia Italiana, fu istituito nel febbraio del 1925. Treccani ne fu il presidente e Gentile direttore scientifico. L'opera ebbe l'alto patronato del re e fu realizzata fra il 1929 e il 1938. L'enciclopedia si presentò come opera nazionale. Il manifesto del 26 giugno 1925, per il lancio dell'iniziativa, affermava che all'impresa sarebbero stati chiamati a collaborare tutti gli studiosi italiani e sottolineava il carattere rigorosamente scientifico dell'opera, superiore ad ogni partito politico. Di fatto, all'iniziativa collaborano studiosi delle più diverse tendenze. Benedetto Croce, che certa propaganda denigra apertamente, rifiutò di collaborare. «Come volete», scrisse a Volpe il 7 aprile 1925, «che io collabori a un'enciclopedia diretta da chi ha osato proclamare che la cultura deve essere fascista». Rifiutò di collaborare lo storico Pietro Silva, che dopo aver inizialmente aderito, ritirò la sua disponibilità a seguito dell'arresto del suo maestro Gaetano Salvemini. «Vedo arrestato Salvemini», egli scrisse a Gentile, il che significa l'inizio di persecuzioni agli intellettuali non fascisti. Non sarebbe certo giusto definire fascista nei contenuti l'Enciclopedia Italiana. Pochissime sono le voci che portano un'impronta fascista, fra queste la voce fascismo firmata dallo stesso Mussolini. Telesio Interlandi, esponente del fascismo estremista, protestò su Il Tevere del 25 aprile per la presenza fra i collaboratori dell'enciclopedia di molti firmatari del manifesto degli antifascisti. Ma con il progressivo intervento economico del governo a sostegno dell'istituto, aumentò la pressione del regime e in qualche misura lo stesso Gentile dovette tenerne conto. La collaborazione all'enciclopedia, dichiarò in un'intervista alla Stampa del 1 luglio 1933, venne aperta a quanti avevano una fama sicura e una competenza accertata. Forse fu un errore, ma allora, mentre vivevano ancora i vecchi partiti, si pensava che la nostra enciclopedia potesse fare opera di concordia. Concludeva il Gentile: seguiremo fedelmente le direttive che il Duce ci ha impartito. Ma di fatto anche professori universitari come Gaetano De Sanctis e Giorgio Levi della Vida, che avevano rifiutato il giuramento, continuarono a collaborare all'enciclopedia. Il quadro si arricchisce ulteriormente se si presta attenzione al mondo della scuola. Il fascismo ha proposto una sua idea della storia d'Italia, legata al mito della romanità, che è entrato nelle scuole e nei libri di testo.
ha proposto un'interpretazione del Risorgimento, ora dotta, come nelle opere di Giovanni Gentile, ora rozza e propagandistica, ma sempre volta ad esaltare contro la visione liberale, come quella di Benedetto Croce nella Storia d'Italia, tutti gli elementi autoritari, antiparlamentari e antidemocratici presenti nella storia unitaria italiana. Ma certo, il fascismo ha dato voce così alla crisi d'identità dei ceti medi italiani e ha offerto loro l'illusione di una partecipazione alla vita politica. Il fascismo, insomma, dopo la grande e tragica esperienza di mobilitazione di masse nella Prima Guerra Mondiale, ha creato una società di massa, ha promosso una nazionalizzazione delle masse. Anche questo fa parte della storia della cultura. Sullo sfondo della vasta e forte rete di istituzioni culturali del fascismo, acquistano maggior rilievo e maggior merito le iniziative di una cultura non allineata. La casa editrice Einaudi nasce nel 1934 per opera di Giulio Einaudi dalla confluenza della tradizione culturale gobettiana, ben presente e viva a Torino, con il gruppo dei liberisti che si riunivano intorno alla rivista La Riforma Sociale di Luigi Einaudi, padre di Giulio e futuro presidente della Repubblica Italiana. La casa editrice Einaudi divenne, negli ultimi anni del fascismo, un punto di riferimento assai importante dell'antifascismo italiano e della maturazione, in senso antifascista, di molti intellettuali. Il Formiggini, escluso dall'iniziativa dell'enciclopedia, nella sua rivista L'Italia che scrive, darà spazio a molte voci non allineate della cultura italiana, come quella dell'antigentiliano Adriano Tilger o di Mario Ferrara, collaboratore del Mondo. Formiggini, di origine ebrea, si ucciderà in maniera clamorosa, lanciandosi dalla torre della Ghirlandina a Modena nel 38, quando saranno introdotte in Italia le leggi razziali, proprio per dimostrare, come scrisse alla moglie, l'assurdità malvagia dei provvedimenti razziali. Ma sul suo gesto fu imposto dal regime il silenzio. Quella di Gentile, legata alla filosofia idealistica, non fu l'unica linea culturale presente nel fascismo. Gentile vedeva nel fascismo l'incarnazione dello Stato etico e tendeva a trarne tutte le conseguenze. Sarà contrario al concordato definito da lui una brutta utopia. Alfredo Rocco si distinse da lui per una visione più realistica e più duttile dei rapporti con la Chiesa, riconoscendo in essa l'unica fonte di un autentico universalismo. Anche Giuseppe Bottai, uno dei più intelligenti fra i gerarchi del fascismo, guardava con diffidenza all'ideologia gentiliana. Nella Critica Fascista, la rivista che egli creò e diresse dal 1923 al 1943, si mostrò attento alla complessità della cultura italiana, cercando di coglierne i molteplici legami con il passato. In realtà molti sono i fili che sul piano culturale legano il periodo fascista con quello precedente alla Prima Guerra Mondiale e con il periodo successivo alla Seconda. L'esaltazione della campagna contro la città, della tradizione cattolica contadina contro il protestantesimo dei paesi del nord, è ripresa nella polemica fra lo strapaese della rivista Il Selvaggio di Mino Maccari, cui collabora Curzio Malaparte, e la stracittà di Massimo Bontempelli della rivista Novecento. Uno degli elementi più significativi di continuità fra fascismo e postfascismo è nel rapporto fra cultura e politica. A Massimo Bontempelli, che nella sua rivista rivendicava la libertà dell'arte nei confronti della politica, si contrappose durante il fascismo l'idea di una funzione politica della cultura. Questa idea del ruolo immediatamente politico della cultura è comune al fascismo come al prefascismo e a molte componenti dell'antifascismo,
a Gobetti, a Gramsci come a Bottai o a Padre Gemelli, e poi alla cultura comunista che a Gramsci si ispira. L'idea di una cultura impresa diretta con la politica rappresenterà l'eredità più significativa trasmessa dal fascismo all'antifascismo, soprattutto della sinistra italiana. Il 1929, l'anno del Concordato, segna una svolta nella storia della cultura italiana durante il fascismo. Alcuni fascisti e cattolici vedono nell'accordo con la Chiesa l'occasione per superare le angustie del nazionalismo e la rigidità dell'ideologia dello Stato etico. Il ruolo di Gentile, questo è il suo tavolo di lavoro alla direzione dell'enciclopedia, perde di rilievo e rimane prevalentemente confinato nell'opera della Treccani. La cultura cattolica che conquista spazi non è quella della tradizione democratica, popolare e sturziana. Questa tradizione sopravvive solo in circoli sempre più ristretti in Italia, ma perde il contatto con il grosso del mondo cattolico. La Chiesa, dal suo canto, non difende la tradizione popolare del cattolicesimo democratico, anzi la abbandona al suo destino e punta con il Concordato all'obiettivo della cattolicizzazione del regime. Sulla scia di questo atteggiamento prevalente nella Chiesa si sviluppa una cultura che è stata definita cattolico-nazionale, che in qualche misura impronta di sé il regime stesso, lo trasforma e lo modifica, provocando reazioni del fascismo più coerente culturalmente, come quello di Gentile, e delle componenti intransigenti. Vi sarà sempre un filone di anticlericalismo fascista. L'espressione più significativa di questa cultura cattolico-nazionale è la rivista fiorentina Il Frontespizio. La rivista, nata nel 1929, l'anno della conciliazione, tende alla compenetrazione fra fascismo e cattolicesimo, o meglio alla riduzione del fascismo entro l'alveo del cattolicesimo della Controriforma, superando la dicotomia fra religione e politica aperta dal liberalismo. La dottrina cattolica, intesa nel senso più tradizionale, è fuori discussione per i cattolici che collaborano al Frontespizio, fra i quali Don Giuseppe De Luca e il convertito Giovanni Papini. Su una base rigorosamente ortodossa è possibile il confronto e l'apertura al mondo moderno, del quale il fascismo è una delle più significative espressioni. La possibilità di una cattolicizzazione del fascismo sarà smentita dai conflitti del 31. Nel Frontespizio, che dura sino al 1940, si accentua via via la divaricazione fra una funzione divulgativa subalterna ai motivi della propaganda fascista e lo sforzo di una originale ricerca artistica e culturale. L'influsso della rivista è stato profondo anche in ragione della forte personalità di Don De Luca, capace di intessere rapporti con uomini rappresentativi del regime, fra i quali, in prima fila, Giuseppe Bottai. Alla ispirazione antiborghese e populistica di Don De Luca attingeranno più tardi giovani come Franco Rodano, protagonista in anni successivi della singolare esperienza dei cattolici comunisti. Il Frontespizio, dunque, è in campo cattolico uno dei veicoli più significativi di quel lungo viaggio attraverso il fascismo verso il postfascismo e in alcuni casi l'antifascismo, che per altri orientamenti culturali avvenne in riviste più propriamente di regime, come la ricordata Critica fascista di Bottai. Il 21 aprile 1927 era stata approvata, in mezzo a molti contrasti, la Carta del Lavoro, che delineava, fra l'altro, un nuovo ordinamento corporativo dello Stato. Si dovette attendere fino al 1934 perché l'ordinamento corporativo avesse un principio di attuazione. Ma il dibattito sul corporativismo si sviluppò vivace e fu terreno di confronto e di incontro
fra cattolici e fascisti. La rivista dell'Università Cattolica Vita e Pensiero mostrò interesse e favore alla proposta, in quanto ravvisava in essa una terza via fra capitalismo e comunismo. Bottai, ministro per le corporazioni dal 1929, favorì un aperto dibattito sul tema del corporativismo che coinvolse i filosofi più ancora degli economisti. Siamo a Roma, nella sede della Fondazione Spirito. Qui si studia il pensiero del filosofo di formazione idealistica Ugo Spirito, la cui opera fondamentale è La vita come ricerca. Con quest'opera Spirito s'allontanò dalla posizione di Giovanni Gentile. Nel secondo convegno di studi corporativi che si tenne a Ferrara dal 5 maggio all'8 maggio 1932, Ugo Spirito affermò che la Carta del Lavoro aveva dato il colpo mortale alla concezione liberale della proprietà e giunse a ipotizzare corporazioni proprietarie che riecheggiavano modelli dell'economia collettivistica sovietica. Le sue tesi non ebbero seguito. Ma nel mondo cattolico rimasero sempre zone estranee o meno sensibili al rapporto culturale con il fascismo. Nei gruppi intellettuali di Azione Cattolica, Fuci e Movimento Laureati matura una nuova tendenza che è stata felicemente definita afascista. Si è ostili all'attivismo prevalente negli ambienti cattolici di massa, si è orientati alla formazione culturale e delle coscienze più che all'azione, si è attenti agli apporti della cultura cattolica francese degli anni 30, Umanesimo integrale di Maritain fu tradotto da Giovanni Battista Montini e circolò clandestinamente in forma dattiloscritta, ma si rimane pur sempre estranei alla tradizione del cattolicesimo liberale e democratico e legati all'idea di una civiltà cristiana, di una nuova cristianità, alternativa al capitalismo e al comunismo. Dunque, l'influenza del fascismo sulla cultura italiana e sugli intellettuali italiani è stata estesa e profonda, anche se non ha dato vita ad una organica ed unitaria cultura fascista. Più che discutere sulla consistenza e sull'autonomia di un'ipotetica cultura fascista, si deve guardare alla complessa storia della cultura italiana nel fascismo, dentro il fascismo. Senza troppi complessi di colpa. Ma questo modo di affrontare il tema è stato rimesso in discussione dagli studi successivi e in parte almeno superato o integrato via via che il problema del consenso al fascismo ha acquistato crescente rilievo. Il consenso è mutevole come le formazioni della sabbia, aveva dichiarato Mussolini nel 1923 in un articolo intitolato Forza e consenso. La forza contava per lui più del consenso, ma dopo la conclusione della crisi Matteotti e dopo il consolidamento al potere, la conquista del consenso diventa un obiettivo dominante del fascismo. Proprio all'inizio del 25, Giuseppe Bottai, su Critica fascista, scrive che il partito fascista deve ormai rivedere la sua azione per conquistare il consenso. Di fatto, il fascismo crea una serie di strumenti per la costruzione del consenso e per plasmare la società italiana secondo i suoi obiettivi. L'impegno maggiore del regime va certo agli strumenti rivolti alla creazione del consenso di massa. Si viene formando in questo campo
una vera e propria fabbrica del consenso. Ma la conquista del consenso degli intellettuali è un obiettivo non secondario. Giovanni Gentile è, almeno fino al 1929, la figura dominante in questa operazione culturale. Il Manifesto degli intellettuali fascisti del 21 aprile 1925 è un primo passo in questa direzione. Tra i firmatari figurano non solo gli esponenti della cultura nazionalista, ma alcuni dei letterati ed artisti più noti del tempo, da Soffici a Marinetti a Pirandello. Il manifesto enuncia l'obiettivo di creare una più grande Italia nel contesto della tendenza del nuovo secolo all'affermazione del valore della nazione. Di questa tendenza, il fascismo è visto come la più compiuta e moderna espressione. Si ripropone nel manifesto un nuovo interventismo, della cultura questa volta, ispirato agli stessi ideali che avevano mosso l'interventismo del maggio 1915. Ma il manifesto ebbe l'effetto di provocare una reazione di segno opposto. Il primo maggio compare un manifesto degli intellettuali antifascisti, promosso da Croce e firmato da un numero ancora... Dunque non vi sarebbe stata una vera cultura fascista, e la cultura italiana, pur in mezzo a crescenti difficoltà e tentazioni, avrebbe proseguito il suo cammino nel ventennio. Una visione in fondo consolante per gli intellettuali, che autorizzava, all'indomani della caduta del fascismo, a scrollarsi di dosso il passato e a riprendere il cammino senza troppi complessi di colpa. Ma questo modo di affrontare il tema è stato rimesso in discussione dagli studi successivi e in parte almeno superato o integrato via via che il problema del consenso al fascismo ha acquistato crescente rilievo. Il consenso è mutevole come le formazioni della sabbia, aveva dichiarato Mussolini nel 1923 in un articolo intitolato Forza e consenso. La forza contava per lui più del consenso, ma dopo la conclusione della crisi Matteotti e dopo il consolidamento al potere, la conquista del consenso diventa un obiettivo dominante del fascismo. Proprio all'inizio del 25, Giuseppe Bottai, su Critica fascista, scrive che il partito fascista deve ormai rivedere la sua azione per conquistare il consenso. Di fatto, il fascismo crea una serie di strumenti per la costruzione del consenso e per plasmare la società italiana secondo i suoi obiettivi. L'impegno maggiore del regime va certo agli strumenti rivolti alla creazione del consenso di massa. Si viene formando in questo campo una vera e propria fabbrica del consenso. Ma la conquista del consenso degli intellettuali è un obiettivo non secondario. Giovanni Gentile è, almeno fino al 1929, la figura dominante in questa operazione culturale. Il Manifesto degli intellettuali fascisti del 21 aprile 1925 è un primo passo in questa direzione. Tra i firmatari figurano non solo gli esponenti della cultura nazionalista, ma alcuni dei letterati ed artisti più noti del tempo, da Soffici a Marinetti a Pirandello. Il manifesto enuncia l'obiettivo di creare una più grande Italia nel contesto della tendenza del nuovo secolo all'affermazione del valore della nazione. Di questa tendenza, il fascismo è visto come la più compiuta e popolarismo sturziano. Il Partito Popolare si era diviso nel voto sulla legge Acerbo. Alcuni deputati popolari, fra i quali nomi significativi per i loro legami con gli ambienti cattolici, come Egilberto Martire, Paolo Mattei Gentili, Stefano Cavazzoni, anziché astenersi, secondo la decisione del gruppo,
avevano votato a favore. Uscirono poi dal partito seguiti da altri nomi illustri fra i senatori popolari, quali Grosoli, Crispolti. Sturzo denunciò vivacemente l'equivoco clerico-fascista. La sostanza delle teorie che il fascismo ha mutuato dal nazionalismo è fondamentalmente pagana e in antitesi con il cattolicesimo. Si tratta di statolatria e di deificazione della nazione. Ma la Santa Sede aveva scelto. Quando De Gasperi, all'indomani del delitto Matteotti, prospettò la possibilità di un'intesa fra i popolari e i socialisti per offrire al sovrano un'alternativa al governo di Mussolini, il Papa stesso, in un discorso agli universitari cattolici nel settembre del 1924, respinse tale eventualità. Le trattative per quella che sarà definita la conciliazione ebbero inizio nel 26, quando il fascismo appariva ormai con il volto di un regime totalitario. Il 16 gennaio 1926 si era verificato alla Camera l'episodio del pestaggio dei deputati popolari. In occasione della commemorazione della regina Margherita, essi avevano tentato di rientrare nell'aula e porre così fine alla secessione aventiniana. La reazione della maggioranza fascista fu violenta. I deputati popolari furono aggrediti e gettati fuori dall'aula. Alla liquidazione dei partiti antifascisti aveva fatto seguito quella dei sindacati, fra i quali il sindacato cattolico. In questo nuovo quadro la Santa Sede ritenne di dover condizionare la soluzione della questione romana alla stipula di un concordato che garantisse, di fronte allo Stato totalitario, la presenza della Chiesa nella società italiana. Le trattative ebbero alterne vicende. I provvedimenti del gennaio 1927, che definivano i caratteri dell'Opera Nazionale Balilla e minacciavano l'esistenza stessa delle associazioni giovanili cattoliche, crearono notevoli intralci. Ulteriori difficoltà vennero dai decreti che fra il marzo e l'aprile del 1928 imponevano emigrati in Francia, esponenti di spicco della Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo. Col passare dei mesi vi aderirono anche socialisti e repubblicani, mentre liberali e popolari da una parte, comunisti dall'altra, preferirono non lasciarsi coinvolgere. La concentrazione antifascista, pertanto, fu a lungo monopolizzata dalla sinistra socialista, da Nenni a Treves a Turati, portando inizialmente avanti, dal quartier generale parigino di Faubourg Saint-Denis numero 103, dove ora ci troviamo, e sulle pagine del settimanale La Libertà, che qui aveva la sua redazione, un programma di massima politicamente piuttosto vago, si potrebbe quasi dire moderato, che puntava essenzialmente a organizzare le disperse schiere degli esuli e a mantenere, nei limiti del possibile, i contatti con la base rimasta in Italia. Per depistare la polizia, i punti di riunione erano i più diversi. Riunioni, discussioni e elaborazioni teoriche dalle quali non scaturirono né rivendicazioni sociali, né la proposta di un'assemblea costituente, né una precisa scelta repubblicana. A riprova di come, all'interno della concentrazione, ci si muovesse e si agisse ancora in un'ottica ventiniana e si nutrissero ancora speranze su un possibile intervento di Vittorio Emanuele III a difesa della legalità violata. Una speranza che la passività dimostrata dal sovrano di fronte alle misure del Gran Consiglio del Fascismo in materia di designazione di un nuovo primo ministro e addirittura di successione al trono dimostrarono illusoria, spingendo la concentrazione a una precisa scelta in senso repubblicano. Place de la République fu in quegli anni il luogo simbolico scelto dai repubblicani italiani per i loro incontri. Malgrado questa nuova presa di posizione, si confermò il giudizio negativo sulla concentrazione da parte dei comunisti e dello stesso movimento Giustizia e Libertà di Carlo Rosselli, che vi individuarono una riedizione della fallita secessione aventiniana. Né questa scelta convinse del tutto Salvemini,
che dopo aver invitato dalle colonne della libertà gli esuli a una serrata e coraggiosa autocritica, interruppe i rapporti con la concentrazione. Nonostante i contrasti interni e i limiti della sua azione di propaganda, la concentrazione rappresentò sul finire del 28 un punto di riferimento della resistenza attiva contro il fascismo. Sul piano organizzativo, comunque, né la concentrazione parigina né altri movimenti, come Giustizia e Libertà o gli anarchici, potevano minimamente competere con il sicuravano dopo un anno un balilla all'Italia fascista. In serata il Papa ricevette gli sposi. Anche qui gli obiettivi erano diversi, alla lunga inconciliabili. La Chiesa pensava di servirsi della politica demografica del regime per rafforzare i valori morali del matrimonio e combattere le pratiche anticoncezionali. Nel 1930 l'enciclica Casti Connubi aveva riaffermato che la prole tiene il primo posto fra i fini del matrimonio. Per il fascismo il numero è forza, premessa necessaria dei destini imperiali. Sicuro della sua perfetta efficienza, conscio della propria missione civilizzatrice e della superiore necessità di un nuovo posto al sole, il popolo italiano vide accomunate nella febbre degli imbarchi tutte le categorie sociali. Autunno 1935, clima di mobilitazione. Si prepara la guerra di Etiopia. È l'Italia che aggredisce l'Etiopia. Le operazioni militari cominciano senza dichiarazione formale. È una guerra atroce come tutte le guerre, e in particolare come tutte le guerre coloniali. Il fascismo presenta l'impresa come rivendicazione del diritto italiano allo spazio vitale, come guerra di civiltà contro la barbarie. Da parte cattolica si formulano riserve sulla guerra di conquista, si riafferma il valore cristiano della pace. Ma le benedizioni alle bandiere dei reparti in partenza, i discorsi di molti vescovi, danno l'impressione di un incondizionato consenso. La proclamazione dell'impero è la premessa di una nuova retorica cattolico-imperiale. Anche altri noti antifascisti, Giuseppe Donati, direttore del Popolo, Gaetano Salvemini, Alberto Tarchiani, collaboratore di Albertini al Corriere della Sera, pubblicisti e scrittori come Silvio Trentin, Carlo Sforza, Alberto Cianca, Ignazio Silone. Pur tra non poche difficoltà, che avrebbero fra l'altro reso breve e stentata nel 26 e 27 la vita del Corriere degli Italiani, diretto a Parigi da Donati, e stampato in questo edificio nei pressi della Gare Saint-Lazare, i fuoriusciti svolsero un'intensa attività pubblicistica, riuscendo a far entrare clandestinamente in Italia, con sotterfugi quasi sempre ingenui, alcune loro opere pubblicate all'estero. In questa foto, conservata tra le carte della pubblica sicurezza, una staffetta nasconde materiale clandestino in una borsa con doppio fondo. Del resto fu subito evidente l'impossibilità di puntare su qualcosa di più impegnativo di conferenze e opuscoli contro il fascismo, soprattutto dopo la clamorosa scoperta che dietro il progetto di Peppino e Ricciotti Garibaldi di dar vita a un esercito antifascista in terra francese
si nascondeva addirittura una manovra della stessa polizia fascista. Se quell'episodio, sul finire del 26, indusse molti fuoriusciti a una sorta di ripiegamento, durato sino allo scoppio della guerra civile spagnola, l'emanazione in Italia, più o meno nello stesso periodo, delle leggi eccezionali da parte del regime, costrinse anche gli ultimi esponenti dei partiti di opposizione rimasti in patria a prendere seriamente in considerazione l'opportunità di emigrare, sia per sottrarsi alle persecuzioni, sia per proseguire con maggiore efficacia la lotta contro il fascismo. Da quel momento, venuta meno la possibilità di servirsi dei vecchi passaporti per lasciare l'Italia, il drastico giro di vite del novembre 1926 indusse i responsabili dell'opposizione a favorire soprattutto la fuga degli esponenti più anziani e più in vista, lasciando preferibilmente i più giovani in Italia per organizzare la resistenza nei limiti del possibile. Riuscirono ad allontanarsi clandestinamente dall'Italia l'anziano socialista Claudio Treves e il giovane Giuseppe Saragat, diretti rispettivamente a Parigi e a Vienna. Più complesse e avventurose furono le modalità di fuga del settantenne Filippo Turati, che aveva opposto molte resistenze agli inviti rivoltigli in tal senso dai compagni di partito. Sul finire del novembre 1920, di Massimo Bontempelli, della rivista Novecento. Uno degli elementi più significativi di continuità fra fascismo e post-fascismo è nel rapporto fra cultura e politica. A Massimo Bontempelli, che nella sua rivista rivendicava la libertà dell'arte nei confronti della politica, si contrappose durante il fascismo l'idea di una funzione politica della cultura. Questa idea del ruolo immediatamente politico della cultura è comune al fascismo come al prefascismo e a molte componenti dell'antifascismo, a Gobetti, a Gramsci come a Bottai o a Padre Gemelli e poi alla cultura comunista che a Gramsci si ispira. L'idea di una cultura impresa diretta con la politica rappresenterà l'eredità più significativa trasmessa dal fascismo all'antifascismo, soprattutto della sinistra italiana. Il 1929, l'anno del concordato, segna una svolta nella storia della cultura italiana durante il fascismo. Alcuni fascisti e cattolici vedono nell'accordo con la Chiesa l'occasione per superare le angustie del nazionalismo e la rigidità dell'ideologia dello Stato etico. Il ruolo di Gentile, questo è il suo tavolo di lavoro alla direzione dell'enciclopedia, perde di rilievo e rimane prevalentemente confinato nell'opera della Treccani. La cultura cattolica che conquista spazi non è quella della tradizione democratica, popolare e sturziana. Questa tradizione sopravvive solo in circoli sempre più ristretti in Italia, ma perde il contatto con il grosso del mondo cattolico. La Chiesa, dal suo canto, non difende la tradizione popolare del cattolicesimo democratico, anzi la abbandona al suo destino e punta con il concordato all'obiettivo della cattolicizzazione del regime. Sulla scia di questo atteggiamento prevalente nella Chiesa si sviluppa una cultura che è stata definita cattolico-nazionale, che in qualche misura impronta di sé il regime stesso, lo trasforma e lo modifica, provocando reazioni del fascismo più coerente culturalmente, come quello di Gentile, e delle componenti intransigenti. Vi sarà sempre un filone di anticlericalismo fascista. L'espressione più significativa di questa cultura cattolico-nazionale è la rivista fiorentina Il Frontespizio. La rivista, nata nel 1929, l'anno della conciliazione, pensava che la nostra enciclopedia potesse fare opera di concordia. Concludeva il Gentile: seguiremo fedelmente le direttive che il Duce ci ha impartito. Ma di fatto anche professori universitari come Gaetano De Sanctis e Giorgio Levi della Vida, che avevano rifiutato il giuramento,
continuarono a collaborare all'enciclopedia. Il quadro si arricchisce ulteriormente se si presta attenzione al mondo della scuola. Il fascismo ha proposto una sua idea della storia d'Italia, legata al mito della romanità, che è entrato nelle scuole e nei libri di testo. Ha proposto un'interpretazione del Risorgimento, ora dotta, come nelle opere di Giovanni Gentile, ora rozza e propagandistica, ma sempre volta ad esaltare contro la visione liberale, come quella di Benedetto Croce nella Storia d'Italia, tutti gli elementi autoritari, antiparlamentari e antidemocratici presenti nella storia unitaria italiana. Ma certo, il fascismo ha dato voce così alla crisi d'identità dei ceti medi italiani e ha offerto loro l'illusione di una partecipazione alla vita politica. Il fascismo, insomma, dopo la grande e tragica esperienza di mobilitazione di masse nella Prima Guerra Mondiale, ha creato una società di massa, ha promosso una nazionalizzazione delle masse. Anche questo fa parte della storia della cultura. Sullo sfondo della vasta e forte rete di istituzioni culturali del fascismo, acquistano maggior rilievo e maggior merito le iniziative di una cultura non allineata. La casa editrice Einaudi nasce nel 1934 per opera di Giulio Einaudi dalla confluenza della tradizione culturale gobettiana, ben presente e viva a Torino, con il gruppo dei liberisti che si riunivano intorno alla rivista La Riforma Sociale di Luigi Einaudi, padre di Giulio e futuro presidente della Repubblica Italiana. La casa editrice Einaudi divenne, negli ultimi anni del fascismo, un punto di riferimento assai importante dell'antifascismo italiano e della maturazione, in senso antifascista, di molti intellettuali. Il Formigini, escluso dall'iniziativa dell'enciclopedia, nella sua rivista L'Italia che scrive, darà spazio al diritto italiano allo spazio vitale, come guerra di civiltà contro la barbarie. Da parte cattolica si formulano riserve sulla guerra di conquista, si riafferma il valore cristiano della pace. Ma le benedizioni alle bandiere dei reparti in partenza, i discorsi di molti vescovi, danno l'impressione di un incondizionato consenso. La proclamazione dell'impero è la premessa di una nuova retorica cattolico-imperiale. Ancora più largo il consenso cattolico alla guerra di Spagna. L'impresa è presentata come una crociata contro il comunismo ateo. Anche in questo caso, tuttavia, non mancano elementi di distinzione nell'atteggiamento cattolico rispetto a quello del regime. La civiltà cattolica afferma la necessità di cercare un giusto mezzo fra la barbarie atea del comunismo russo e quella pagana del razzismo tedesco, ma aggiunge: se si dovesse scegliere fra i due estremi, si dovrebbe scegliere il minor male, cioè il fascismo. Marzo 1938, invasione e annessione dell'Austria alla Germania. Mussolini, che nel 1934 si era opposto al disegno di Hitler, ora consente. Trionfanti dimostrazioni della gioventù hitleriana austriaca e inequivocabili dimostrazioni di popolo salutano l'ingresso delle truppe tedesche richieste al governo del Reich dopo le dimissioni del governo Schuschnigg dal nuovo governo provvisorio austriaco per coadiuvarlo nel ripristino della pace dell'ordine in Austria. L'occupazione dell'Austria fa svanire l'illusione del giusto mezzo, nutrita in molti ambienti cattolici. La speranza di un fronte cattolico europeo che unisse Italia, Austria, Spagna e Portogallo per opporsi al comunismo ateo da un lato, al nazismo pagano dall'altro, è caduta.
l'Italia è schierata dalla parte del nazismo pagano di Hitler. Il consenso della Chiesa al regime e prima ancora alla base. Le libertà o gli anarchici potevano minimamente competere con il Partito Comunista Italiano, capace oltretutto, grazie al costante aiuto economico fornitogli dall'Unione Sovietica, di dar vita, accanto a una struttura pubblica, anche a una segreta, attraverso la quale parare i colpi inferti dalla polizia fascista. Il PC poteva contare, nella lotta antifascista, su una sorta di continuo ricambio, atto a supplire alle perdite subite, nonché, cosa che nessun altro movimento era in grado di fare, su una ferrea disciplina imposta dai quadri dirigenti, a una base quanto mai ricettiva, tale da privilegiare il conseguimento di obiettivi a lunga scadenza rispetto ad azioni terroristiche o sensazionali, capaci di colpire maggiormente l'opinione pubblica, ma che alla fine risultavano controproducenti. Dai primi mesi del 29, il panorama dello schieramento antifascista si arricchì di una terza presenza, il movimento Giustizia e Libertà, sorto con l'ambizioso intento di superare le organizzazioni politiche esistenti e di ritagliarsi uno spazio tra l'ala sinistra socialista e l'ala destra liberale. L'iniziativa era partita da Ernesto Rossi, Ferruccio Parri e Riccardo Bauer, attraendo ben presto personaggi come Salvemini e Tarchiani. Il movimento decollò soprattutto dopo il luglio 1929, grazie a Carlo Rosselli, liberato in modo rocambolesco dal confino nell'isola di Lipari e riparato in Francia dopo una lunga fuga in motoscafo fino in Tunisia. Con lui erano il leader del Partito Sardo d'Azione Emilio Lussu e Fausto Nitti, nipote dell'ex capo del governo Francesco Saverio. Deluso dalla passività aventiniana della concentrazione e soprattutto dalla disponibilità di alcuni suoi membri a collaborare con forze come la monarchia, l'esercito e la Chiesa, ormai chiaramente succubi del fascismo, l'intransigente repubblicano Carlo Rosselli escluse nettamente qualsiasi possibilità di collaborazione con i comunisti, distinguendosi in questo dal programma lanciato un decennio prima da Piero Gobetti sulla rivoluzione liberale. Sulla creazione di una repubblica democratica, di un'economia liberal-socialista, sul mantenimento delle libertà civili, sulla realizzazione della giustizia sociale e della pace internazionale, i programmi di Rosselli e Gobetti erano indubbiamente simili, ma divergevano sul nodo comunista. Rosselli non si spingeva oltre l'auspicio della socializzazione dei servizi pubblici e di alcune industrie pesanti, la creazione di cooperative, lì, Salvemini, Amendola, Einaudi e molti altri. In realtà, gli intellettuali italiani erano divisi sul fascismo. La conquista del loro consenso appariva ardua e difficile. I manifesti non bastavano. Occorreva procedere con i mezzi che il potere ormai consolidato offriva ad una vera e propria organizzazione della cultura. Su questa via si muovono le successive iniziative dell'Accademia d'Italia e di Gentile. Nel 1926 egli crea l'Istituto Nazionale Fascista di Cultura, che diverrà poi Istituto di Cultura Fascista. Il cambiamento del nome non è privo di significato. La rivista Educazione Politica, che assunse il titolo Educazione Fascista, diventa la rivista dell'Istituto. Ma l'opera più impegnativa di organizzazione della cultura, pensata e diretta da Giovanni Gentile, fu l'Enciclopedia Italiana. L'Istituto Treccani, per la pubblicazione dell'Enciclopedia Italiana, fu istituito nel febbraio del 1925. Treccani ne fu il presidente e Gentile direttore scientifico. L'opera ebbe l'alto patronato del re e fu realizzata fra il 1929 e il 1938. L'enciclopedia si presentò come opera nazionale.
il manifesto del 26 giugno 1925 per il lancio dell'iniziativa affermava che all'impresa sarebbero stati chiamati a collaborare tutti gli studiosi italiani e sottolineava il carattere rigorosamente scientifico dell'opera, superiore ad ogni partito politico. Di fatto, all'iniziativa collaborano studiosi delle più diverse tendenze. Benedetto Croce, che certa propaganda denigra apertamente, rifiutò di collaborare. «Come volete», scrisse a Volpe il 7 aprile 1925, «che io collabori a un'enciclopedia diretta da chi ha osato proclamare che la cultura deve essere fascista». Rifiutò di collaborare lo storico Pietro Silva, che dopo aver inizialmente aderito, ritirò la sua disponibilità a seguito dell'arresto del suo maestro Gaetano Salvemini. «Vedo arrestato Salvemini», egli scrisse a Gentile, il che significa l'inizio di persecuzioni agli intellettuali non fascisti. Non sarebbe certo giusto definire fascista nei contenuti l'Enciclopedia Italiana. Pochissime sono le voci che portano... hanno riunificato sotto la guida di Nenni e Saragat. Non potendosi nemmeno ipotizzare una fusione tra socialisti e giellini, entrambi non disposti a rinunciare alle proprie identità, ci si dovette limitare, dopo continui incontri in vari punti di Parigi, ad una sorta di spartizione di sfere d'influenza. Giustizia e Libertà si impegnava a distribuire in Italia, sotto la propria sigla, tutto il materiale propagandistico pubblicato dai socialisti e dalla Confederazione Generale del Lavoro, mentre entrambe le organizzazioni promettevano di non agire separatamente l'una dall'altra in Italia e all'estero. Logico corollario di questo accordo era la sua estensione alla concentrazione antifascista parigina, che comportò l'ennesima suddivisione di campo. Le azioni clandestine furono dirette dai giellini in Italia e dalla concentrazione all'estero. All'interno del comitato esecutivo della concentrazione si sarebbe poi creata una spartizione di cariche a tutto vantaggio di Giustizia e Libertà. Molti dei loro incontri avvenivano davanti alle bancarelle dei libri lungo la Senna. L'accordo tra i socialisti e Giustizia e Libertà era destinato a durare ben poco, di fronte al riacutizzarsi delle divisioni ideologiche e operative fra le organizzazioni e alle polemiche per alcune iniziative troppo autonome assunte da Giustizia e Libertà. In particolare fu posto sotto accusa il programma rivoluzionario, che conteneva punte sin troppo giacobine e operaistiche, contenuto nel primo numero dei Quaderni di Giustizia e Libertà, un opuscolo pubblicato a Parigi dal movimento di Rosselli, in violazione dei termini dell'accordo stipulato con i settori socialisti e repubblicani all'interno della concentrazione. Siamo in una delle sedi del Partito Socialista Francese, dove venivano ospitate le riunioni della concentrazione. Qui finirono per guastarsi le relazioni tra Giustizia e Libertà e i socialisti italiani, soprattutto dopo la scomparsa, tra il 32 e il 33, dei due esponenti più rappresentativi del revisionismo socialista, Turati e Treves, e di fronte a un PSI che, dominato ormai da Nenni, era attratto maggiormente dalle sirene di un accordo con i comunisti e non sembrava propenso a prolungare l'ibrida esperienza di collaborazione con organizzazioni borghesi quali Giustizia e Libertà e Partito Repubblicano. Il clima era ormai di vera e propria competizione. Gli esponenti di Giustizia e Libertà, come nelle opere di Giovanni Gentile, ora rozza e propagandistica, ma sempre volta ad esaltare contro la visione liberale, come quella di Benedetto Croce nella Storia d'Italia, tutti gli elementi autoritari, antiparlamentari e antidemocratici presenti nella storia unitaria italiana. Ma certo il fascismo ha dato voce così alla crisi d'identità dei ceti medi italiani e ha offerto loro l'illusione di una partecipazione alla vita politica. Il fascismo, insomma, dopo la grande e tragica esperienza di mobilitazione di masse nella Prima Guerra Mondiale,
ha creato una società di massa, ha promosso una nazionalizzazione delle masse. Anche questo fa parte della storia della cultura. Sullo sfondo della vasta e forte rete di istituzioni culturali del fascismo, acquistano maggior rilievo e maggior merito le iniziative di una cultura non allineata. La casa editrice Einaudi nasce nel 1934 per opera di Giulio Einaudi dalla confluenza della tradizione culturale gobettiana, ben presente e viva a Torino, con il gruppo dei liberisti che si riunivano intorno alla rivista La Riforma Sociale di Luigi Einaudi, padre di Giulio e futuro presidente della Repubblica Italiana. La casa editrice Einaudi divenne, negli ultimi anni del fascismo, un punto di riferimento assai importante dell'antifascismo italiano e della maturazione in senso antifascista di molti intellettuali. Il Formigini, escluso dall'iniziativa dell'enciclopedia, nella sua rivista L'Italia che scrive, darà spazio a molte voci non allineate della cultura italiana, come quella dell'antigentiliano Adriano Tilger o di Mario Ferrara, collaboratore del Mondo. Formigini, di origine ebrea, si ucciderà in maniera clamorosa, lanciandosi dalla torre della Ghirlandina a Modena nel 38, quando saranno introdotte in Italia le leggi razziali, proprio per dimostrare, come scrisse alla moglie, l'assurdità malvagia dei provvedimenti razziali. Ma sul suo gesto fu imposto dal regime il silenzio. Quella di Gentile, legata alla filosofia idealistica, non fu l'unica linea culturale presente nel fascismo. Gentile vedeva nel fascismo l'incarnazione dello Stato etico e tendeva a trarne tutte le conseguenze. Sarà contrario al concordato definito da lui, iso a non cedere, una minaccia precisa di condanna del fascismo più dura ancora di quella dell'enciclica. Poi, faticosamente, si delineò la possibilità di un'intesa che fu raggiunta all'inizio di settembre. Fra i cattolici, soddisfazione e perplessità. Montini scrisse a un amico: qui il comunicato è stato accolto con grande freddezza. Vi si teme l'insidia, vi si nota l'incompiutezza. Lo si interpreta in genere come un epilogo poco dignitoso e poco rassicurante. L'11 febbraio 1932, nel terzo anniversario dei patti, Mussolini andò in Vaticano. Fu la sua unica visita al Papa. La pacificazione al vertice non esclude che permangano focolai di opposizione cattolica. La polizia trova in giro per il paese manifestini antifascisti. Sono intestati Cristo Re e Popolo. L'Osservatore Romano, commentando la notizia, esclude che possa trattarsi di buoni cattolici. Ma dopo lunghe ricerche i responsabili sono scoperti. Si tratta di dirigenti di Azione Cattolica come Piero Malvestiti, Gioacchino Malavasi e Armando Rodolfi. Furono processati e condannati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Malvestiti e Malavasi a 5 anni e Rodolfi a 3 anni. La nota dominante dopo il 31 è il consenso della Chiesa al regime. La politica della famiglia fu terreno privilegiato di incontro. Soprattutto la politica demografica favorì l'avvicinamento. Nel 1927 era stata decisa l'imposta sui celibi per dare una frustata demografica alla nazione, come disse Mussolini. Di fatto, si ebbe in quegli anni in Italia una forte crescita demografica rispetto all'Europa. Nel 28 furono assicurate agevolazioni tributarie alle famiglie numerose. Nel 33 fu creata la giornata della madre e del fanciullo con premi alle famiglie numerose. 30 novembre 1933. Matrimonio a Roma di 820 coppie. A ogni coppia un dono del duce. Molti telegrammi di ringraziamento assicuravano dopo un anno un balilla all'Italia fascista. In serata il Papa ricevette gli sposi.
Anche qui gli obiettivi erano diversi, alla lunga inconciliabili. La Chiesa pensava di servirsi della politica demografica del regime per rafforzare i valori morali del matrimonio e combattere le pratiche anticoncezionali. Cana è in antitesi con il cattolicesimo. Si tratta di statolatria e di deificazione della nazione. Ma la Santa Sede aveva scelto. Quando De Gasperi, all'indomani del delitto Matteotti, prospettò la possibilità di un'intesa fra i popolari e i socialisti per offrire al sovrano un'alternativa al governo di Mussolini, il Papa stesso, in un discorso agli universitari cattolici nel settembre del 1924, respinse tale eventualità. Le trattative per quella che sarà definita la conciliazione ebbero inizio nel 26, quando il fascismo appariva ormai con il volto di un regime totalitario. Il 16 gennaio 1926 si era verificato alla Camera l'episodio del pestaggio dei deputati popolari. In occasione della commemorazione della Regina Margherita, essi avevano tentato di rientrare nell'aula e porre così fine alla secessione aventiniana. La reazione della maggioranza fascista fu violenta. I deputati popolari furono aggrediti e gettati fuori dall'aula. Alla liquidazione dei partiti antifascisti aveva fatto seguito quella dei sindacati, fra i quali il sindacato cattolico. In questo nuovo quadro la Santa Sede ritenne di dover condizionare la soluzione della questione romana alla stipula di un concordato che garantisse, di fronte allo Stato totalitario, la presenza della Chiesa nella società italiana. Le trattative ebbero alterne vicende. I provvedimenti del gennaio 1927, che definivano i caratteri dell'Opera Nazionale Balilla e minacciavano l'esistenza stessa delle associazioni giovanili cattoliche, crearono notevoli intralci. Ulteriori difficoltà vennero dai decreti che fra il marzo e l'aprile del 1928 imposero lo scioglimento degli esploratori cattolici. Alla fine l'accordo, faticosamente raggiunto, fu firmato l'11 febbraio 1929 in Laterano con grande solennità. L'11 febbraio del 1929 che funzionava la pace tra la Chiesa e lo Stato. Il fascismo l'ha risolto. Con la riesumazione del mito della Roma dei Cesari ricompaiono riti paganeggianti. È frequente l'incitamento all'odio del nemico, non si sa ancora quale, l'esaltazione della violenza, del più esasperato nazionalismo. Le onde dei secoli e la serie delle generazioni, guai agli inermi! Lo stile fascista con le sue divise, i suoi saluti, entra anche in Vaticano. Nel febbraio 1930, nell'anniversario degli accordi lateranensi, Augusto Turati, segretario del partito fascista, si reca in Vaticano a rendere omaggio a Pio XI. Al momento del congedo, mentre il Papa benedice, Turati saluta romanamente. Alla liturgia cristiana, che esige convincimento interiore e partecipazione, il fascismo oppone le nuove liturgie di massa, in cui l'individuo si perde e in qualche modo si immedesima nella figura del capo. Questa identificazione con il capo è un fattore importante di consenso al regime. Il Papa rivolge all'ambasciatore De Vecchi un preciso monito. Ella deve dire a mio nome al signor Mussolini che quel suo mezzo divinizzarsi a me dispiace e a lui fa male. Lo faccia riflettere a nome mio che il Dio nostro Signore è uno solo. Egli non potrebbe essere dunque che un idolo,
Ora lo inviti a nome mio a riflettere che i popoli finiscono sempre a spezzare gli idoli. Se non cambia, andrà a finire male. Ma prevale negli ambienti cattolici la speranza di cattolicizzare il fascismo. Ricordatelo, non si può essere veramente cristiani nel senso pieno di questa parola se non si ama di un amore tenero, filiale, generoso, disinteressato la nostra seconda madre, la patria. Dopo il 29 trova spazio e si diffonde una cultura cattolico-nazionale in cui cattolicesimo e tradizione nazionale italiana sono strettamente unite. Il fascismo le esalta entrambe. È il compito del cameratore. Il frontespizio è la voce più significativa di questo orientamento. Sul terreno della educazione della gioventù, il conflitto con il regime è inevitabile. La Chiesa spera di servirsi dell'inquadramento fascista della gioventù per allargare la sua sfera d'azione. Ha ottenuto che nei reparti vi siano antisemita cattolica dell'Ottocento, che aveva trovato spazio sulla Civiltà cattolica. La Rivista dei Gesuiti replica duramente. Il razzismo suscita un diffuso moto di repulsa nel mondo cattolico come in tutta l'opinione pubblica e molti pronunciamenti ostili alla Chiesa. Il Papa stesso interviene più volte. A un suo discorso antirazzista del 28 luglio, Mussolini replica il 30. Anche nella questione della razza noi tireremo diritto. Molti vescovi si pronunciano. Fra essi anche Schuster, che in un discorso in Duomo del 13 novembre prende posizione. Il mito razziale del secolo XX indietreggia di 2 millenni la storia del mondo. Le reazioni della Chiesa esasperano Mussolini, che minaccia rappresaglie. Ciano nel suo diario prende appunti sullo stato d'animo del duce che gli avrebbe detto: se il Papa continua a parlare, io gratto la crosta agli italiani e in men che non si dica li faccio tornare anticlericali. Sto abituando gli italiani a convincersi che si può fare a meno di un'altra cosa. Il Vaticano. Il decreto legge del 17 novembre 1938 dichiara non trascrivibili e perciò privi di effetti civili i matrimoni fra ariani ed ebrei. La norma è in contrasto con il concordato. La protesta della Chiesa è assai dura. Ogni tentativo di comporre il conflitto fallisce. Il vulnus, la ferita, al concordato non sarà più sanata. Siamo alla vigilia del 10° anniversario della conciliazione. La ricorrenza rende più acuto il senso di disagio per la tensione crescente. Si attende con ansia il discorso che Pio XI pronuncerà per l'anniversario dei patti. Circola insistente la voce di una dura denuncia contro il fascismo. Ma il Papa, già malato, muore all'alba del 10 febbraio. Con l'elezione del nuovo Papa Pio XII e con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale si apre, di lì a poco, una nuova stagione fra la Chiesa e il fascismo. Le leggi eccezionali emanate nel novembre del 1926 dal fascismo, ufficialmente motivate dagli attentati compiuti nei mesi precedenti da Miss Violet Gibson, dall'anarchico Gino Lucetti e Danteo Zamboni contro Mussolini, dimostrarono come le minacce lanciate dallo stesso capo del governo il 3 gennaio 1900... L'espressione più significativa di questa cultura cattolico-nazionale è la rivista fiorentina Il Frontespizio. La rivista, nata nel 1929, l'anno della conciliazione, tende alla compenetrazione fra fascismo e cattolicesimo, o meglio alla riduzione del fascismo entro l'alveo del cattolicesimo della Controriforma, superando la dicotomia fra religione e politica aperta dal liberalismo. La dottrina cattolica, intesa nel senso più tradizionale, è fuori discussione per i cattolici che collaborano al Frontespizio, fra i quali
Don Giuseppe De Luca e il convertito Giovanni Papini. Su una base rigorosamente ortodossa è possibile il confronto e l'apertura al mondo moderno, del quale il fascismo è una delle più significative espressioni. La possibilità di una cattolicizzazione del fascismo sarà smentita dai conflitti del 31. Nel frontespizio, che dura sino al 1940, si accentua via via la divaricazione fra una funzione divulgativa subalterna ai motivi della propaganda fascista e lo sforzo di una originale ricerca artistica e culturale. L'influsso della rivista è stato profondo anche in ragione della forte personalità di Don De Luca, capace di intessere rapporti con uomini rappresentativi del regime, fra i quali, in prima fila, Giuseppe Bottai. Alla ispirazione antiborghese e populistica di Don De Luca attingeranno più tardi giovani come Franco Rodano, protagonista, in anni successivi, della singolare esperienza dei cattolici comunisti. Il frontespizio, dunque, è, in campo cattolico, uno dei veicoli più significativi di quel lungo viaggio attraverso il fascismo verso il postfascismo e in alcuni casi l'antifascismo, che per altri orientamenti culturali avvenne in riviste più propriamente di regime, come la ricordata Critica fascista di Bottai. Il 21 aprile 1927 era stata approvata, in mezzo a molti contrasti, la Carta del Lavoro, che delineava, fra l'altro, un nuovo ordinamento corporativo dello Stato. Si dovette attendere fino al 1934 perché l'ordinamento corporativo avesse un principio di attuazione. Ma il dibattito sul corporativismo si sviluppò vivace e fu terreno di confronto e di incontro fra cattolici e fascisti. La rivista dell'università di alcuni suoi membri a collaborare con forze come la monarchia, l'esercito e la chiesa, ormai chiaramente succubi del fascismo, l'intransigente repubblicano Carlo Rosselli escluse nettamente qualsiasi possibilità di collaborazione con i comunisti, distinguendosi in questo dal programma lanciato un decennio prima da Piero Gobetti sulla rivoluzione liberale. Sulla creazione di una repubblica democratica, di un'economia liberal-socialista, sul mantenimento delle libertà civili, sulla realizzazione della giustizia sociale e della pace internazionale, i programmi di Rosselli e Gobetti erano indubbiamente simili, ma divergevano sul nodo comunista. Rosselli non si spingeva oltre l'auspicio della socializzazione dei servizi pubblici e di alcune industrie pesanti, la creazione di cooperative, la realizzazione della riforma agraria e di una imposta progressiva sul reddito. Troppo poco per i comunisti. Togliatti non avrebbe mancato di stigmatizzare la superficialità delle posizioni del ricco dilettante Rosselli rispetto alla posizione rivoluzionaria dell'intellettuale povero Gobetti. E qualificò il socialismo liberale di Rosselli, pubblicato nel 1930, un debole libello antisocialista e niente più, definendolo addirittura parte della letteratura politica fascista. In effetti, senza disconoscere la forza morale e ideale che Rosselli e alcuni suoi collaboratori, da Lussu a Tarchiani, da Bauer a Luigi Salvatorelli, impressero all'azione di giustizia e libertà, essa finì ben presto per esaurirsi in manifestazioni isolate da cui ci si illudeva di trarre risultati concreti. Dall'appoggio accordato al giovane socialista torinese Fernando De Rosa, che a Bruxelles aveva nell'ottobre del 1929 attentato alla vita del principe ereditario Umberto di Savoia, che qui vediamo acclamato dai torinesi dopo lo scampato pericolo, al volo aereo con lancio di manifestini di propaganda antifascista compiuto nel luglio del 1930 su Milano dallo studente valdostano Giovanni Bassanesi, che dopo un incidente aereo sulla via del ritorno sarà arrestato e processato in Svizzera insieme a Rosselli e Tarchiani. Per un breve periodo Giustizia e Libertà ebbe rapporti con il movimento Alleanza Nazionale, attivo in Italia tra il 30 e il 31,
e fondato dal segretario dell'Unione Democratica Ventiniana, Mario Vinciguerra. Legami che non andarono oltre un'intensa attività propagandistica, stroncata facilmente dalla polizia francese. Sul piano politico ben poco in comune poteva esserci tra un repubblicano intransigente come Rossini. Il mondo cattolico si immobilitò in favore del regime. Il massiccio consenso cattolico preoccupò Mussolini, il quale vide il pericolo di restarne prigioniero. Alla Camera nessuna voce di opposizione. Il Parlamento era politicamente ormai vuoto. Mussolini accentuò i toni polemici. Nello Stato, disse il 13 maggio, la Chiesa non è sovrana e nemmeno libera. E ancora, lo Stato fascista rivendica in pieno il suo carattere di eticità, è cattolico, ma è fascista, anzi è soprattutto, esclusivamente, essenzialmente fascista. Nel novembre 1929 sarà inaugurato un monumento ad Anita Garibaldi sul Gianicolo per riaffermare la laicità dello Stato. Ma la storia ha già tratto dalle fatali antitesi la sintesi delle definitive giustizie. E Garibaldi è più vivo, l'altro più possente che mai nella coscienza della nazione e nella coscienza universale. Il Papa protestò. In Senato si levò solitaria una voce di opposizione, quella di Benedetto Croce, anche a nome di alcuni amici. Rivendicò la tradizione laica del Risorgimento e votò contro. Il nostro voto ci è imposto dalla nostra intima coscienza, alla quale non possiamo rifiutare l'obbedienza che ci comanda. Mussolini lo definì nella sua replica un imboscato della storia. Prima del 9 novembre 1926, quando i passaporti furono ritirati e le frontiere chiuse per impedire l'emigrazione politica, diversi popolari se n'erano andati dall'Italia, come tanti altri antifascisti, per sfuggire alle persecuzioni e alle violenze del regime. Fra i primi, Don Luigi Sturzo, che svolgerà all'estero una fervida attività di studioso e di scrittore. Fra i suoi libri più noti, Italia e fascismo. Poi Giuseppe Donati, Francesco Luigi Ferrari e Guido Miglioli. Anche De Gasperi tentò l'espatrio, ma fu riconosciuto, arrestato e incarcerato a Regina Coeli. Infine liberato, trovò rifugio e un modesto lavoro in Vaticano. Gli accordi del Laterano misero in crisi l'unità dell'antifascismo. La splendida villa della Farnesina, costruita nel Cinquecento su progetto di Baldassarre Peruzzi per il banchiere Agostino Chigi e affrescata fra gli altri da Raffaello, è acquistata espressamente come sede dell'Accademia e si aggiunge al vicino Palazzo Corsini, già sede dell'Accademia dei Lincei. Il decreto istitutivo dell'Accademia è del marzo 1926, ma solo 3 anni più tardi essa inizia effettivamente ad operare. Contribuirono a ritardo i lavori di restauro della Farnesina e forse anche il rifiuto di Benedetto Croce di entrare nella istituzione. Ma nonostante questo illustre rifiuto, uomini di grande prestigio in ogni campo del sapere, delle arti e delle lettere fecero parte dell'Accademia. Enrico Fermi, Pietro Mascagni, Massimo Bontempelli, Emilio Cecchi, Ada Negri e Ottorino Respighi. Inoltre fra i soci aggregati, con minori diritti e benefici economici,
che provenivano dall'Accademia dei Lincei, si trovavano fra gli altri i nomi di Luigi Einaudi, Arturo Carlo Jemolo, Concetto Marchesi. L'Accademia fu presieduta da Tommaso Tittoni, poi da Guglielmo Marconi, da Gabriele D'Annunzio, che aveva inizialmente rifiutato di farne parte e del quale si racconta che non vi mise mai piede, e poi ancora da Federzoni, dallo stesso Gentile e infine dal geografo Giotto Dainelli. Sarebbe del tutto improprio giudicare indistintamente fascisti tutti gli illustri personaggi che fecero parte dell'Accademia. Si respirava anzi nell'Accademia una certa aria di fronda e di sufficienza nei confronti del regime, ma è innegabile che essa servì a legare al regime molte figure eminenti della cultura italiana. Siamo così nel cuore del problema. Quale rapporto il fascismo ha stabilito con la cultura italiana? Si è discusso e si discute se si possa parlare di una cultura fascista, ma è indubbio il grande sforzo del re del senatore Carlo Santucci. I due entrarono da ingressi distinti del Palazzo Altieri perché l'incontro restasse segreto. Nel colloquio fu espressa la reciproca volontà di trovare una definitiva soluzione della questione romana. In molti ambienti cattolici e in Vaticano, il nuovo governo autoritario fu visto come un valido interlocutore per la soluzione della questione romana e come un possibile strumento di restaurazione cattolica. In questa situazione il Partito Popolare, a pochi anni dalla sua nascita, apparve in alcuni ambienti cattolici uno strumento superato ed anzi un ostacolo sulla via dell'intesa della Chiesa con il fascismo. Sturzo, nella sua relazione del 12 aprile 1923 al congresso di Torino del suo partito, si oppose vivacemente a questi orientamenti. La sua relazione fu definita da Il Popolo d'Italia il discorso di un nemico. Nel corso della discussione sulla nuova legge elettorale, la legge Acerbo, la pressione contro Sturzo, anche da parte di esponenti cattolici, si accentuò. Il 25 giugno 1923 il giornale cattolico Il Corriere d'Italia pubblicò un articolo di Monsignor Enrico Pucci nel quale si invitava Sturzo a non creare imbarazzi alla Santa Sede data la sua doppia veste di sacerdote e di segretario del Partito Popolare. Pochi giorni dopo comparve un manifesto nelle vie di Roma firmato da autorevoli esponenti del movimento cattolico di esplicito appoggio al fascismo. Il 10 luglio Sturzo si dimise da segretario del partito. Il 1 agosto il Gran Consiglio del Fascismo approvò un proclama nel quale Sturzo e il suo partito erano definiti nemici del governo. Il 24 agosto fu assassinato Don Minzoni. Il 30 il Popolo d'Italia scriveva: «I fascisti di tutta Italia, dopo le recenti istruzioni del Duce, sono avvertiti che il nemico di oggi non è più il sovversivismo rosso, ma il popolarismo sturziano». Il Partito Popolare si era diviso nel voto sulla legge Acerbo. Alcuni deputati popolari, fra i quali nomi significativi per i loro legami con gli ambienti cattolici, come Egilberto Martire, Paolo Mattei Gentili, Stefano Cavazzoni, anziché astenersi secondo la decisione del gruppo, avevano votato a favore. Uscirono poi dal